E questo vale per chiunque, chi gestisce un ristorante, il ristoratore esce al tavolo, alle volte il cuoco esce, chiede com'è andata, ha trovato il suo gradimento il piatto. Chi entra in un negozio di abbigliamento vede venirsi incontro la commessa che gli chiede, desidera, giusto? Chi entra in un bar, entrate in un bar e cosa vi viene chiesto? Che vi viene detto? Abbiamo un ottimo succo di frutta. No, desidera, prego, dica. Niente di diverso. Chi lavora nel turismo, la prima cosa che deve fare è chiedere, capire cosa desiderano gli altri. Cioè, come posso esserti utile? Allora, quello che avete chiesto voi è questo. Io sto finendo di imputare le cose, però, grosso modo, c'è una certa omogeneità. Allora, una parte di come sfruttare le risorse del territorio. Dobbiamo capire quello che chiede il mercato, le persone, trovare dati sulla domanda turistica, le famiglie con bambini, qua, di cosa possono avere bisogno. Un gruppo di tedeschi, qua, cosa può essere interessato a visitare? Una coppia di turisti inglesi, anziché una coppia di turisti che vengono da Potenza, anziché da Roma, anziché da dove volete voi. Cosa possono voler fare? Come possiamo essere utili? Capire cosa viene chiesto. Dall'altra parte, conoscere il territorio, avere database del territorio. Qua, se ce la faremo, imposteremo la struttura di un database di tour operating. Diciamo che non è la parte del progetto, però è una cosa che si fa perché si crea proposte del territorio. Alcuni si chiamano pacchetti, no? Pacchetti sono proposte del territorio. Chi fa il tour operator sa che quello è il suo pane. Chi fa l'agenzia di viaggi, di incoming, sa che quello è il suo pane. Anche gli albergatori sanno che quello è il loro pane. Infatti molti lo fanno. Non mettono dentro i trasporti, in modo da non fare cavolare le agenzie di viaggio, ma di fatto molti fanno pacchetti. Alloggio, ristorazione, con un corso di cucina. Nel centro della Sardegna hanno clienti dal Giappone, dall'America, dal Canada, dalla Germania. Imparano a fare i gnocchetti sardi, perché non possono venire a Lecce. Perché non possono venire in Puglia a fare questi corsi? Dipende da voi. Il mercato li chiede già. Se voi li preparate, vengono qua. Se no, semplicemente no, e i soldi se li tengono loro o vanno a spendere da un'altra parte. Quindi, chiaramente svilupperemo questo punto. Sul come mettere in pratica titoli di studio, beh, chiaramente qua ogni titolo di studio è un caso a sé, però di fatto una parte delle risorse di cui trattiamo sono le risorse archeologiche, storiche, sono le risorse del territorio. No? Giusto? Non sono solo quelle importanti, ma è chiaro che un progetto può essere centrato soltanto sulla fruizione del territorio, del patrimonio culturale, archeologico. Attenzione, anche la gastronomia è parte della cultura. La gastronomia. Il canale principale attraverso cui gli ospiti, i turisti conoscono la storia è il palato, è la lingua. Quindi noi attraverso un piatto diamo un assaggio della nostra storia. È un prodotto culturale la gastronomia, non è un prodotto qualsiasi. Come cambia il mondo della competitività turistica? Un'altra domanda vostra. Beh, lo scenario è una delle parti di questo corso. Lo scenario è capire come cambia il mondo della competitività turistica, specialmente attraverso la partnership. Vedremo dei casi di partnership. Il quadro generale sul sistema turistico in Italia, faremo alcuni accenni a come vanno le cose nei consorzi, negli STL, sistemi turistici locali, anziché a livello regionale, ovviamente faremo dei rapidi cenni, però è una parte che cercheremo di sviluppare. Poi alcuni di voi hanno chiesto esempi di co-marketing. Allora, il primo che abbiamo iniziato a fare è proprio questo, è un caso di co-marketing, anche nel piccolo a costo quasi zero. Perché ci sono operatori che sono partiti quasi da zero, con 8.000 euro in tasca, e adesso girano con fuoristrada 50.000 euro, che io no, per intenderci, non so se voi li abbiate, ma a me non è che interessi, però qualcuno può interessare averli. Esempi di co-marketing di successo? Beh, abbiamo iniziato esattamente da questo. I fondi, ne accenneremo, abbiamo accennato al gruppo di azione locale, GAL, i gruppi leader, accenneremo ad altri. Poi alcuni hanno chiesto di conoscere nei dettagli la questione del partnering dal punto di vista del concetto, cosa introduce di nuovo, c'è anche questo. La questione della metodologia, come gestire concretamente il lavoro di squadra, è ovviamente scenario,
e metodo, deve esserci uno con l'altro, non ha senso uno senza l'altro. Alcuni hanno inteso chiedere un metodo per rivolgersi a un turista coscienzioso, è una bella cosa, diciamo che il metodo è un metodo valido per chi ha coscienza e per chi non ce l'ha. Il turista, il turista può essere coscienzioso o non coscienzioso. Da altre parti dicono basta che paghi, poi non è che possa fare quello che vuole, ma quasi. Non è il mio punto di vista. Chiaramente sta a noi scegliere il tipo di ospite che vogliamo in casa, entro certi limiti. Il turismo sessuale è un tipo di turismo che nasce dove non ci sono alternative. La Thailandia è una delle mete più importanti del turismo sessuale, è uno dei problemi più grandi che ci sia nel turismo oggi. Dipende da quanto noi dipendiamo dall'esterno per la nostra sopravvivenza. Alcuni tour operator hanno comprato interi tratti di costa in alcuni paesi, si chiama land grabbing, è una delle cose di cui mi interesso, per farne qualsiasi cosa loro vogliano, perché la comunità non ne sa niente, dall'Africa all'Oceania, anche in Italia. E, insomma, non è, come dire, coscienzioso alle volte è il turista, alle volte può esserlo, può non esserlo l'operatore. Quindi il metodo è importante per tutti e due, per chi vuole un turismo selezionato e chi vuole un turismo, tra virgolette, di massa, anche se personalmente penso che non ci sia futuro per il turismo di massa in Italia, ma l'insieme dei turismi di nicchia, quello sì, il turismo di nicchia. Poi, metodo vincente per gestire l'impresa turistica. Ecco, noi parliamo di partnering turistico, c'è un approccio macro, che è quello che ha un operatore pubblico, così come un consorzio, come una rete, e c'è l'approccio dell'impresa, corporate partnering, no? E noi trattiamo un approccio che è dal basso, anzi il mio consiglio è cercare di sviluppare progetti di partnering che uniscano due operatori che si uniscono per fare una cosa. Quando due operatori si uniscono per fare una cosa, la fanno bene, possono diventare tre e farne due di cose. Quindi non sono favorevole alle accozzaglie di interessi, sono favorevole alla politica dei piccoli passi. Partiamo in pochi e facciamo una cosa, facciamola bene. Quando abbiamo verificato che la facciamo bene, possiamo farne un'altra. Cerchiamo di fare bene anche quella. Ma alle volte fare tutto con tutti si fa male e si sbaglia. E quando si fa male e si sbaglia ci si rovina la fiducia l'uno nell'altro e il turista nei nostri confronti e quindi siamo fregati. Ed è quello che succede in Italia oggi. Tutto con tutti. Poi c'è la questione degli strumenti. Alcuni mi hanno chiesto di sviluppare la questione degli strumenti per gestire la partnership. Sì, il progetto, lo schema di progetto che vi darò è uno strumento per la partnership. Il progetto è uno strumento. Con quello l'architetto va in cantiere e dice all'operaio il mattone mi serve lì, non là. Chiaro? Poi, se avete piacere, vi passerò anche una bozza di accordo di rete. Non è un problema. È previsto che io vi passi anche strumenti. L'accordo di rete, abbiamo accennato prima, è uno strumento che sta diffondendo in Italia. C'è un po' di luogo comune attorno a questo strumento, ma è uno strumento. Poi alcuni hanno chiesto di avere un punto di partenza per sviluppare progetti, per avere idee, cioè un'idea, un punto di partenza. Bene, io mi aspetto che facciamo questo lavoro insieme, io vi posso dare degli input. Il caso del Bergo Diffuso è un input, ma ci sono molti altri progetti che valgono la pena di essere seguiti. Il mercato è globale per tutti. Se si sono uniti Fiat e Chrysler, IBM ed Apple e Microsoft, che si facevano la guerra come cani e gatti, vuol dire che il mercato è grande anche per loro. Figuriamoci per noi. Quindi il partnering è una necessità di piccole imprese. Purtroppo l'impresa non sempre si accorge dei propri limiti e continua a sbattere la testa contro il muro. Bang, bang, bang. Costi per andare alle fiere troppo alti, come faccio? Non posso andare alle fiere, sbagliato. Ti puoi unire ad imprese che hanno lo stesso problema e vai alle fiere, tu ti fai portare alle fiere, ad una fiera, a due, a tre, a quattro fiere, in base a quanti siete nella rete. Una volta ci va un operatore, una volta ci va un altro, un'altra volta ci va il terzo. E il pacchetto che porta comprende anche te. Quindi la crisi fa sì che noi abbiamo problemi sempre più simili, risparmiare, essere visibili su questo mercato
globale. Bene, cominciamo a trovare, a cercare, a trovare aziende, persone che hanno gli stessi nostri problemi. Vogliamo risparmiare sull'acquisto di acqua minerale? Vogliamo risparmiare sull'acquisto dei gerani da mettere alle finestre? Centrali di acquisto. Si comprano non 10 vasi di gerani alla volta, ma 100 o 200 da un fornitore che abbiamo visto ci fa il prezzo migliore, ci dà il prodotto migliore. Si risparmiano centinaia, migliaia di euro al colpo. Cominciamo a cercare e a trovare persone che hanno gli stessi nostri problemi e che però non guardano ai problemi, cioè non rimangono fissi sui problemi, ma guardano al mercato e alle risorse, come possono essere utili. Quindi il punto di partenza lo faremo insieme questo lavoro, spero. Fare pratica, eh sì, come abbiamo detto, una parte dei nostri incontri è applicare. L'obiettivo di questi corsi miei personali è dare l'insieme di 1. Scenario, casi concreti, metodi, strumenti, se possibile, se c'è tempo, una simulazione, se no applicazione. Ok, questo per me è formazione dinamica. Cioè io non faccio, non è che parlo qua e voi non fate, ascoltate, faticoso, forse di più che non fare. No, l'insieme delle cose, l'applicazione non può avvenire senza concetti, senza conoscere lo scenario, senza conoscere gli strumenti, senza conoscere i metodi, ok? Quindi ci siamo perfettamente su questo, ci siamo intesi su questo punto. Poi magari negli altri mi avete chiesto qualcos'altro, stasera ve lo imputerò e poi vi dirò. Ok, quindi corriamo sul caso concreto che riguarda persone che sono partite con 8.000 euro in tasca e che adesso girano con fuoristrada da 50.000 euro. Torniamo a dire, grande successo dal punto di vista dei media, per me anche troppo, perché in effetti sono 70 strutture verificate, un centinaio in tutto. Corro, eh? L'albergo diffuso è come il motore in una macchina. La macchina esisteva già, le risorse sono la struttura, le ruote sono le persone, le attrezzature, le strutture delle sportive del paese, eccetera, eccetera, eccetera. Mancava il motore, cioè il prodotto, perché senza creare un prodotto, alloggio, ristorazione, servizi e dove c'è il trasporto, evitando Fiumicino, non c'è il prodotto. Voi comprereste un processore Intel separato e poi mettereste la briga di fare un computer da soli? Quanti di noi possono farlo? Fino a quando Intel non si mette insieme ad HP e ad altre centinaia di imprese che formano un PC, le parti del PC, non creano prodotti. Nel turismo mancano i prodotti. Ci sono bellissimi incontri, bellissimi eventi, bellissime manifestazioni, bellissimi pacchetti, alle volte, scusatemi, bellissimi musei, bellissime cose, ma manca il prodotto completo senza il quale il turista non compra. Non compra. Ecco che noi dobbiamo diventare costruttori, ma non costruttori di dighe, tipo quella del Vaillant, no? Ecco, non costruttori di case, costruttori di prodotti turistici. Che cos'è? L'albergo diffuso non è una cosa semplice come alcuni giornalisti la intendono, basta mettere insieme case, bim bum bam, ecco fatto. Questo è un giornalista, scriveva su TG24, che non è proprio una testata secondaria. Un'altra giornalista, che scriveva su una rivista locale, dice invece l'albergo diffuso è un qualcosa di più complesso. È un modo di intendere sia il turismo sia la ricettività che passa attraverso la valorizzazione dei centri storici. Quanti centri storici conoscete voi che possono diventare sede di un'impresa turistica? Di un prodotto turistico, scusatemi. Io da solo ne conosco centinaia, voi non lo so, solo qua in questa regione ne conoscerete centinaia. Non necessariamente l'albergo diffuso, possono essere progetti culturali, possono essere progetti per lo sviluppo del turismo sportivo, possono essere progetti per lo sviluppo del turismo religioso, un'altra forma di turismo che cresce nel mondo. Possono essere progetti per il turismo della terza età, per le famiglie con bambini, nicchie che crescono, sconsiglio nicchie che calano, possibilmente, se poi uno deve andarci per forza. In effetti nel 2012 non sappiamo quanti siano i progetti di albergo diffuso,
né quanti siano i sedicenti tali. Sappiamo che le iscritte all'associazione sono circa 70, è difficile monitorarli perché crescono molto veloce. Nel 2011 i progetti erano circa 300 in Italia, c'erano circa 100 alberghi diffusi, sedicenti tali, 60 erano quelli censiti. La mia domanda è, non è, che bello, sono tanti, no, la mia domanda è, a fronte dei 20 milioni di divani vuoti, come mai così pochi? Questo è quello che ci dice Aldo Loris Rossi, che insegna progettazione architettonica all'Università di Napoli. Abbiamo una sovrurbanizzazione delle città con tantissimi appartamenti sfitti in vendita che nessuno compra per il calo dei prezzi, scusate, per il calo della domanda, e questo patrimonio edilizio incommensurabile, miliardi di euro, che è stimato in 20 milioni di divani vuoti. Certo, non è facile, qua vediamo in nero le potenziali vendite in un albergo diffuso, 40.000, come un piccolo albergo, le potenzialità massime, cioè il contachilometri di questa macchina può fare 200 all'ora, che in questo caso vogliono dire 45.000 euro, in base al numero degli appartamenti e delle case che sono disponibili nei vari mesi dell'anno, il potenziale di vendita cala o aumenta, e anche in base al numero degli euro chiesti per prenotamento. In agosto è più alto, in febbraio, in novembre, mesi morti, è più basso. Quindi 40.000, 60, insomma, ad agosto abbiamo un picco di potenzialità di reddito di 65.000 euro circa. Abbiamo in verde le vendite effettive, vedete? C'è sempre gente nell'albergo diffuso, sempre, anche a ottobre e anche a novembre, poche ma ci sono. Ovviamente il picco è agosto e luglio. Quelle che vedete in arancione sono le mancate vendite, i soldi persi, i soldi che non entrano nella struttura. In questo caso l'azienda supera le mancate vendite in giugno, luglio, agosto. Quindi non sono rose e fiori, meno per la struttura, perché vende più della metà di quello che può vendere soltanto per 3, giusto? Mesi all'anno. Ecco, io invito a fare questi bilanci anche per chi gestisce musei, per chi gestisce centri visite, per chi gestisce qualsiasi struttura che abbia un pubblico pagante. Residenti, escursionisti, ecco, una cosa interessante è questa, quando parliamo di turismo parliamo di ospiti per motivi di leisure, svago, ospiti per motivi di lavoro, business, escursionisti e ultimi, ma non ultimi, residenti. Chiaro? Quando parliamo di turismo oggi parliamo di turismo che include, è inclusivo, include tutti, nessuno deve essere escluso. Nell'albergo in cui alloggio ci sono ristoranti e quant'altro che sono aperti anche all'esterno. Anche un esterno può avere bisogno di una piscina, di un ristorante o di quello che ha l'albergo. E questo è normale. Ok? Qui. Prego? Lo show? C'è le mancate verde, no? Le mancate verde si riferiscono per 9 mesi. Diciamo che il fatturato è inferiore alla metà del potenziale. Possiamo fare 40.000 euro questo mese, ok? Raggiungiamo la metà quando vendiamo 20.000 euro, 45.000 euro, 22.000 euro, siamo qua, ok? Vuol dire che questo albergo vende più della metà di quello che potrebbe, la famosa bottiglia piena, è mezza vuota o mezza piena? La bottiglia è mezza piena quando vendo più della metà di quello che posso, quando la bottiglia è un pochino più di mezzo litro, giusto? Ecco, per 3 mesi all'anno, e gli altri 9 mesi all'anno no. Vuol dire che ci sono ampi margini di miglioramento, anche negli alberghi diffusi. Questo vuol dire che non, come dire, c'è molto da lavorare anche per chi ha già un albergo diffuso, in questa direzione. Ok? Sono spiegato? Ecco, ci sono casi di assistenzialismo, in alcuni casi, qua vado veloce, riguarda la mia regione, ma bisogna sempre dire le cose come stanno, chi ha sviluppato il nome, non il modello, che è Giancarlo Dallaro, ma Leonardo Zagner, dice che è più una cosa nata per avere finanziamenti pubblici, che ha trovato più facilitazioni che dove il recettivo era inesistente. Non creiamo posti in cui non c'è un ristorante, non c'è un bancomat, non c'è un qualcosa che renda vivibile un borgo, un centro. Non si deve creare.
E soprattutto qua non si è verificata in questa regione l'interconnessione con altri settori produttivi. In realtà conosco parecchi casi di alberghi diffusi che non collaborano con altre realtà. C'è un ristorante vicino a queste strutture, dico, ma tu collabori con un ristorante vicino? Sì, quando il mio è chiuso, mando i clienti lì. Altri casi invece collaborano con più ristoranti e sviluppano piatti di località, piatti bandiera cosiddetti, con un nome loro, con una ricetta tipo, con un'estetica studiata, creano un nome ad hoc, lo portano in Camera di Commercio, la brevettano, 150 euro di investimento e hanno traffici, hanno gente in più che viene solo per quel piatto, che si può mangiare solo in quel posto, grazie alla collaborazione fra più operatori. Ed è uno dei lavori da fare, indipendentemente dal fatto che si aprano strutture turistiche ricettive o meno, specie per chi opera nel settore ristorativo. Quindi anche qua abbiamo più cose. Allora, non entriamo in quello che sono quello che è il modello di sviluppo del territorio, che è un concetto prodotto basato sull'esistenza di risorse matrice, il silenzio, la convivialità, che mancano nelle città, qui diventano soldi, nei borghi diventano soldi. Un mercato turistico interessato, mercato per il turismo rurale, un mercato fatto di persone con una cultura medio-alta, un mercato estero, un mercato esigente, un mercato che ha caratteristiche importanti, interessanti, che si auto-organizza la vacanza da casa con internet. Una domanda coerente, perché chi viene negli alberghi diffusi ha queste caratteristiche, è quasi sempre coscienzioso, nel senso che rispetta sempre il posto in cui si trova ed è quasi sempre interessato a approfondire la conoscenza di questo, va oltre Venezia. C'è una giornalista americana che sta scrivendo un libro sui turisti americani in Italia e dice: il turista americano in Italia deve, la prima volta che viene in Italia, visitare Firenze, Venezia, Roma, insomma i classici posti. La seconda volta vuole vivere come uno, quasi uno del posto, vuole vivere, entrare, immergersi nella cultura del posto. Non so se ci rendiamo l'idea, conto di quello che vuol dire questo. C'è un turista, un mercato turistico che aspetta soltanto che qualcuno gli proponga lo stile di vita di un piccolo paese italiano con un minimo di standard, di comfort. E questo dice l'albergo diffuso. Possibilità di reddito a chilometro zero, un prossimo convegno ad Ancona tratterà questo, possibilità di reddito a chilometro zero, perché l'albergo diffuso chiede direzione, chiede un operativo, chiede un addetto alla reception, chiede la collaborazione per creare reddito alle imprese agricole che creano corsi di cucina, chiede possibilità di reddito a chilometro zero, richiede, come dice il CNEL, nuove competenze, in genere loro dicono di carattere universitario o post-universitario, questo per capire un po' la profondità di quello di cui stiamo parlando, anche nel piccolo, è come un microchip Intel, la nanotecnologia, che cos'è? Non è mica che sia una tecnologia per sfigati, è una tecnologia sofisticatissima che prevede che in alcuni casi si riescano a collocare singoli atomi per farli interagire in maniera programmata tra di loro al fine della prestazione di un processore. L'albergo diffuso è questo, è un congegno complesso che richiede una competenza ad hoc, come dice il CNEL. Capacità nuove, come quella di sviluppare accordi di co-marketing, accordi di co-management, gestire insieme una grotta, una cavità naturale, accordi di coinvolgimento della comunità locale e accordi di tutela, nuove capacità. Chi ci ha insegnato a scuola a stringere accordi con qualcuno? Abbiamo mai avuto un corso che qui ci insegnassero a fare squadra, a stringere accordi con qualcuno? A me non è successo, a voi non è successo, qualcuno sarà successo, ma sono purtroppo eccezioni. Ci hanno insegnato a essere competitivo, scusatemi il termine, a fottere il prossimo. Giusto? Fai così e vai avanti tranquillo. Purtroppo fai così e adesso muori tranquillo. Auguri. Cambia, e questo è il mondo che cambia. Forse è una delle sfide più importanti. Siamo chiamati a creare un'economia nuova soltanto, possiamo farlo un'economia nuova soltanto se impariamo a fare squadra. E chi fa squadra per primo può avere un vantaggio co-marketing, un vantaggio partnering, un vantaggio competitivo. Robe nuove. Chi le sa? Pochi purtroppo. Eppure questa è l'economia che sta venendo fuori.
Alcuni si sono accorti del fatto che stava il mondo che stava cambiando quando la Fiat si è alleata con la General Motors. Wow, la Fiat si è alleata con la General Motors. Boh, l'avrà fatto per i finanziamenti pubblici di Obama? Va bene, però adesso la General Motors funziona più della Fiat, come lo spieghi? Perché se i due non si fossero alleati, il pianale delle vetture di classe A, le city car, Fiesta da una parte e punto quello che è dall'altra, non l'avrebbero creato perché costava troppo. Senza di questo i pianali dei SUV non l'avrebbero fatti. Ecco il Fiat SUV fuoristrada e il Chrysler Orlando, pianale in comune. Da lì in poi qualcuno ha pensato che forse, ma di fatto sono il mondo è pieno di esempi di competitori che si alleano. Nuove abilità, come quelle di scovare l'unicità, io dico spesso da sotto i sassi, alzare i sassi e cercare quello che ci può rendere unici, e ne abbiamo di cose che ci possono rendere unici. A partire dai presidi alimentari, dai DOC, di OCG, nella storia, nella cultura, i piatti che ci possono rendere unici, purtroppo dovremmo fare un elenco lungo piuttosto qualche giorno. Un metodo per sviluppare le opportunità, basato sulla cooperazione, la materia prima per attrarre investitori e residenti, le opportunità di lavoro, le opportunità di reddito. In questo paese ci sono tutto quello che serve per creare un'esperienza di co-marketing, di successo. Nell'albergo diffuso e non. 10 opportunità di reddito, c'è richiesta di noleggio, c'è richiesta di un negozio per articoli sportivi, c'è richiesta di un istruttore sub per accompagnare fuori le persone. Se un comune facesse un elenco o un consorzio delle opportunità di reddito che ci sono nei singoli paesi, qualcuno potrebbe essere tentato a fare un corso per istruttore sub e fare istruttore sub nel paese in cui vive, a chilometro zero, senza dover andare in Austria o in Germania a lavorare in una fabbrica d'auto, come peraltro qualcuno può anche decidere di fare. Fondi finanziamenti integrativi, anche qua ci sono, questo è il modello, fa parte del modello di sviluppo, grazie a Dio una mano nel GAL e anche altrove c'è. E poi è un modello di sviluppo turistico locale virtuoso, in cui vedremo, se abbiamo tempo, come un risultato porti un altro risultato. E alla fine quello che si verifica è un'escalation della visibilità sul mercato. Andate a vedere quante pagine ha Albergo Diffuso su internet. A metà anni 80 erano 5, 6, 4. Andate a vedere altre esperienze innovative. Altri, per quanto mi riguarda, da 6 a 6.000, da 6 a 10.000 pagine gratis sul web, perché la cosa è nuova e noi dobbiamo fare questo primo stacco. È un modello che unisce cultura, istruzione e innovazione. Quando fate innovazione non pensate mai a qualcosa che deve essere del tutto nuovo, sempre a qualcosa su cui ci si possa basare. Quando pensiamo a partnering e a co-marketing non pensiamo di farla a Silicon Valley, pensiamo anche in un piccolo paese, anche a un piccolo paese, un piccolo borgo, una piccola città. Se parliamo poi di borghi, ovviamente nell'albergo diffuso questo è quasi inevitabile che l'attenzione del pubblico ci sia, perché si valorizzano anche la storia, la cultura del paese, che questo per chi non lo conosce è il Carosello, che si vedeva qualche decina d'anni fa, che si torna a vedere adesso, il Carosello, la sigla. Ed è una qualcosa che non prevede costruire niente di nuovo. Quello che vedete è la diga del Vajont. La vedete questa? Questo è il paese e questa è la montagna che ci è finita dentro. No, costruiamo niente di nuovo. L'ambiente ne ha piene le tasche di cose nuove. Cominciamo a valorizzare quello che c'è. Questo è l'insegnamento che ci viene dall'albergo diffuso. Grazie al quale il modello di ospitalità e il modello di gestione che si sta faticosamente sviluppando, qualcuno dall'estero ci ha notati. Ci ha notato le Nazioni Unite con il primo del 2008, l'European Business Network, la rete europea degli incubatori di impresa, società di turismo responsabile, eccetera, 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 e poi il primo premio al Global Tourism Award di Londra, il 8 novembre 2010, per l'albergo diffuso. Quindi, come gestire l'impresa? Alcuna domanda. Il metodo aziendalista non è più sufficiente, non basta più saper gestire l'impresa senza saper gestire un partenariato. Non è più sufficiente. Il metodo cooperativo, la cooperazione, si può realizzare dove non ci sono soggetti in concorrenza tra di loro. La cooperativa di, non lo so, produttori di formaggio grana o di prosciutto. Mette insieme i produttori di prosciutto, giusto? Tu mi porti la materia prima, non so, il formaggio grana, il latte,
e io, cooperativa, consorzio, faccio il formaggio. Sono soggetti che hanno lo stesso interesse, fare il formaggio. Ma nel turismo non sempre i soggetti non sono in competizione con loro. Chi dà le case dice: ma chi mi garantisce che la tua casa non sia più affittata della mia? Eppure la mia quota di adesione è quella. Siamo in concorrenza. C'è cooperazione e competizione ed è un regime nuovo che si chiama competizione. Competition, andate a vedere in internet, competition. L'approccio competitivo è più realistico. Ci troveremo, vi troverete spesso con soggetti che lavorano insieme, che competono, sono in competizione tra loro, ma hanno interessi in comune e possono cooperare, quindi competition. Però questo approccio si basa su soggetti, sul fatto che ci siano soltanto soggetti imprenditoriali dentro, competition, competitori, competitori imprese. Alle volte vi troverete nelle condizioni di dover ingaggiare e coinvolgere anche operatori pubblici, il pubblico, il sindaco, l'assessore regionale, provinciale, non so chi volete voi. E l'associazionismo, in questi casi l'approccio competitivo non vale più, perché prevede che la logica sia quella economica. Il pubblico ha una logica più, se vogliamo, potere e risorse. Visibilità, io voglio più visibilità, sindaco, e più risorse. Il manager, obiettivi, fatturato, risultati. L'associazionismo, se parlate di gestione manageriale dell'associazionismo a un presidente della Proloco, il presidente della Proloco vi guarda un po' distorto, io sono un volontario, mi alzo domani col mal di pancia, non c'è nessuno che mi possa dire niente, sono un volontario. Quindi sono logiche diverse. Quindi di buono ci può anche insegnare che ormai anche i nostri concorrenti cooperano. Cooperano all'albergo diffuso, cooperano altrove, poi vedremo quali altri casi. La sfida non è più fare squadra. Potremmo cambiare il titolo di questo seminario in fare squadra meglio dei nostri competitori. Perché il turismo è un gioco di squadra, come la pallavolo, il calcio, puntini, puntini, puntini. Vince chi fa squadra meglio. Non basta più fare squadra. Non è mai bastato fare squadra nel turismo. È sempre stato un gioco di squadra il turismo, adesso non basta più fare squadra. Quindi la sfida diventa fare squadra meglio del passato e meglio dei nostri concorrenti. Vantaggio co-marketing o vantaggio partnering. Altro di buono è che senza un metodo manageriale per gestire il partenariato non si va lontano. L'improvvisazione la faceva Totò, le battute sui nostri difetti va bene, ma al di là di questo serve un metodo di lavoro che ci aiuti. 4P nell'impresa, il marketing, nell'impresa io comando, tu dipendente possibilmente fai, e nella partnership si brancola nel buio, si va per prove ed errori, si inventano le ruote, no? 20 volte. Ma questa strutturetta qua, questo caso ci insegna anche che le dichiarazioni di queste istituzioni economiche, sociali, morale e ambientale sul modello di sviluppo ideale non sono realizzabili, possiamo realizzarle. Nel turismo c'è già chi lo fa, attraverso il Made in Italy, ci sono molti musei che fanno rete, ci sono reti di musei, reti di comuni che ospitano strutture turistiche, che si mettono insieme per fare sistema, eccetera, eccetera, eccetera. Ci insegna questa cosa, già di tutto, che per quanto piccoli siamo, ciascuno di noi, singolarmente, può dare vita a un processo di sviluppo dal basso, che vada incontro a un mercato e a un interesse globale, un po' come Lauco in Friuli, come Santo Lussurgiu in Sardegna, come Agrigento in Sicilia, come altrove. Parti dal basso e puoi arrivare lontano, molto di più di quanto possa arrivare partendo dall'alto. Questo ci insegna di buono ed è quindi dimostra che si può fare, non è frutto della fantasia lo sviluppo, in alcuni casi arriva già. Domande? 12. Allora, io terrei questo per domani, se volete, e passerei alla parte applicativa. 2 orette di applicazione abbiamo, 12. Facciamo una pausetta a mezzogiorno e mezzo o andiamo dritti? Come siete abituati a fare? Dritti?
Dritti. Allora, dal momento che lavoreremo parecchio in gruppo e che questa disposizione delle sedie va bene per adesso, poi però avete la fortuna di avere anche una sala qui, due sale qui a fianco, quindi possiamo sbizzarrirci nel sistemare, nell'usare questi spazi che abbiamo come ci va meglio, nel sistemare le sedie, magari a circolo, come volete voi. Possiamo anche stare qua a lavorare insieme, per il mio punto di vista se ci sistemiamo qua forse è la cosa migliore, però creiamo dei gruppi. Allora, la prima cosa per creare un gruppo è mettere a fuoco un'idea, avere una bozza d'idea di progetto da sviluppare, ok? Un gruppo non dovrebbe essere mai fatto da più di 5 persone. La teoria dei giochi, da Nash in poi, dice che oltre 5 persone si baruffa più di quanto, o si chiacchiera più di quanto si possa fare. Quindi sconsiglio, io direi di fermarsi ai 4. 4 persone massime per gruppo di lavoro. Un PC per ogni gruppo di lavoro. Se connesso a internet, meglio. Quindi 4 persone massimo, un PC per ogni gruppo di lavoro. Se connesso a internet, meglio. Creiamo i gruppi di lavoro sulla base, possiamo creare gruppi di lavoro sulla base di quello che sono i vostri interessi. Posso essere una persona o 4 le persone. Non è detto che voi dobbiate per forza lavorare insieme ad altri. Uno può avere l'idea geniale da cui può inventare una roba simile al velcro ma diversa e se la vuole tenere per sé. Oppure questa idea del velcro può non interessare a nessuno e lui cerca partner e deve lavorarci su da sé. Sapete come è nato il velcro, no? Sono un sacco di innovazioni nate per motivi casuali, il velcro, il post-it, sono storie bellissime da conoscere sul come nascono le cose nuove. E vi fa capire come effettivamente non servono multinazionali, anzi basta il nostro cervello per fare cose più che eccellenti alle volte. E quindi, idea. Allora adesso vedrei un po', cercherei di capire chi ha già una certa idea di sviluppo, di progetto da sviluppare. Di idea, non so, può essere settore culturale, settore turistico, settore culturale, turistico e terzo settore, non so, di evento, manifestazione. Qua, come siete orientati? Cosa vi interesserebbe di più? Chi ha... Chi... Questa è già un'idea, questo è un gruppo, quello di cui ne parlava prima. Sì. È proprio che si può pure interessare al settore culturale. Non so, magari in realtà voi spiegheremo un po' la idea. Quel settore perlomeno. Io in realtà un'idea ci ho già messo in pratica brevissimo da parlare, insomma.
riesci ad acquistare cose tale per vivere la destinazione con le persone, con l'ospitalità delle persone. Quindi il mio punto, l'idea nasce proprio per mettere in contatto il viaggiatore con esperti di un luogo che conosco nel territorio, con il loro utile, con il visitatore. Quindi con la mia piattaforma che si chiama Google Google, il viaggiatore potrà acquistare singole esperienze di viaggio, per andare in cucina, potrà mangiare la cucina, la chiesa di Indina, può acquistare percorsi di bici, trekking, potrà visitare le carattine per la cucina, e tutto quello che ti viene in mente, il lavoratore di massima didattica, eccetera. Per la prima volta potrà fare online, quindi potrà acquistare e comprare il credito di questa esperienza di viaggio. Mi trovo a gestire tantissimi operatori di camion che fanno queste singole esperienze di viaggio, quindi io sono qua per capire come poter fare con loro. Piattaforma dunque, è un progetto aperto? Sì, si può prendere online. No, è un progetto aperto, vedete, si può partecipare a qualcuno se vuole, se riesce a collaborare. Soprapposizione, ma anche delle forti supplementarità. In generale,
la PD crea una carta turistica con l'ubicazione delle attività che offrono servizi al turista. Cosa sarebbe una carta turistica in cui soltanto quattro imprese offrono cucina, aziende, o escursione a cavallo, o possibilità di monitorare materiali, o trasporti o altro? Quindi è una mappa, anche su carta, banalissima, è un game per la cooperazione. Altro un workshop, un educational tour, quelle che organizzano gli APD, dove portano i giornalisti dall'estero molte volte a visitare il territorio, è un partnership gate, è un cancello che apre, spalanca le porte alla partnership, anzi richiede. È come io che schiaccio il pulsante dell'ascensore e aspetto che l'ascensore per farsi, anzi che farsi creare di scala. Creare questi progetti richiede una situazione più forte. Questo fatto lo vedremo domani, ovviamente. Ma oggi cominciamo a fare un pochino fuori di tempo. E avviene, si scopre che la diffusa sia in linea con quanto stiamo parlando adesso. Anche loro vengono un territorio, anche loro creano un prodotto. La piattaforma è importantissima. Io, come tutti i tecnici di Research Day più, considero la tecnologia neutra, è media. Sono media, giusto? Non media, perché media in latino. Non è media, è un media. Iniziamo a dire per bene cosa iniziamo anche a fare la volta al confine. È un media, e come tale è neutro. Negli USA dicono garbage in, garbage out. Tu ci metti dentro schifezze, promuovi verso il mercato turistico schifezze. Tu ci metti dentro cose super, tu hai un mercato globale che riceve cose super. Garbage in, garbage out. Il nostro problema è sia di metodo che di contenuto, e sia di media che di contenuto. Quindi bene che siamo fuori subito queste due possibilità. Anche questo progetto aperto, immagino, oggi parlerò solo voi perché sta sviluppando. Quindi massimo da due persone, qua massimo tre, giusto? Massimo tre, qua due. Uno, qua sono due. Ok, terza idea. Prego. Prego. Si crea il concetto già. Bene. L'esperienza di entrare nei seminari, diciamo, questi giorni. E quindi è importante da dove chiedere questa idea. Il promuovere attraverso tecniche di marketing non convenzionale dei pacchetti turistici. La provincia. Quindi, diciamo, al momento, per esempio, ci sono delle linee che vengono dette a legge, cioè questo di note, sì. Ma tutto l'interno, tutti quei paesini, dentro terra, non c'è nulla. Se sì. Dare, rendere possibile conoscere questi posti attraverso i saperi locali che vengono dalle persone che vivono questi sì. Posti e metterli insieme, mettere disponibili queste informazioni. O tramite la piattaforma, o tramite applicazioni mobile. Sì. Tramite? Applicazioni mobile, sì. Anche la vita cartacea. Sì. Sì. Sempre attraverso il coinvolgimento degli abitanti che diventano loro stessi guide turistiche, ad esempio. Quindi. Con gli occhi, segno. Sì. Gli occhi e gli occhi inglesi sono chiamati a fare lo sporco lavoro dell'accompagnatore turistico verso i turisti che sono spesso spaesati e quindi con un coinvolgimento sì, totale. Posso dire una cosa? Prego, scusi, solo su questo tema sì. Qua? Sì. Dire là. Sì. No, volevo dire che secondo me è importante in questo senso anche coinvolgere gli operatori locali, cioè le strutture ricettive certo. Del territorio, perché ad esempio io mi sono accorta lavorando in un albergo proprio sì. Qui di Lecce che molto spesso sono proprio le strutture a non conoscere queste certo. Realtà dell'entroterra e quindi a non saperle promuovere sia a partire dal personale che forse anche appunto oltre, magari non si conosce bene il territorio, comunque non ci sono neanche degli strumenti cioè per poterlo promuovere, quindi magari quando il turista chiede quale località può visitare, consigli, si suggeriscono sempre le classiche località perché magari non si sa cosa dire oltre e non ci sono neanche da parte magari
cioè non ci sono, come dire, delle realtà organizzate anche a livello di consorzi che possano lavorare insieme agli alberghi, alle strutture ricettive in questo senso. Sì, sì, sì. Ringrazio per questo. Sono due cose un po' diverse, no? Ecco, chiaro che loro hanno l'obiettivo di un servizio di accessibilità pubblica per il turista, ma è chiaro che poi deve prevedere qualsiasi progetto, sia piattaforma, sia rifugio, sia un lavoro di interno di servizi. L'operatore paga 10 euro al mese per avere un'informativa dettagliata di quello che offre il territorio nel raggio di 200 km attorno a lui, o di 10, di 20, di 1. Quindi voi siete molto più sul mobile, sul social marketing, mi sembra, no? Quindi questo può essere un altro progetto interessante, interrelato con questo, con una posizione di complementarità. E, ok, siete in 15, 4. 4? Ha fatto il gruppo? Non l'ho chiuso, 5? 4? Wow. Allora, come lo chiamiamo? Social marketing, social web marketing? Sì, no, è un nome, se siamo lo studio dei movimenti antropologici a livello
sul fatto che fanno parte dei territori, se manca la persona che ha vissuto di conseguenza questo patrimonio si perde con gli anni. E, cioè, io penso comunque la valorizzazione dei patrimoni in idea, cioè il patrimonio in idea in generale, è importante in un territorio come l'Italia che è pieno di storia, anche il fatto che comunque la Puglia è stata sempre una zona di passaggio di altri popoli. Quindi, per esempio, adesso la Regione Puglia sta attuando una legge sulla valorizzazione delle musiche e dei canti tradizionali, però è una legge che ancora è in fase di sviluppo, è stata presentata, è stata votata all'unanimità, però ancora non è partita. Cioè, questa legge si occupa di finanziare e magari di un'associazione di nicchia che prendono sia le danze che le musiche tradizionali, cioè quelle che erano una volta, cioè quelle che durante il 59, quando è venuto De Martino a fare gli studi sul tarantismo, liberavano il tarantato dal male. Quindi, cioè, io penso che in generale, cioè, una cosa anche che si può collegare al tipo museo, cioè qui in Puglia in generale non esiste niente che che presenti a un turista la storia di questo patrimonio. Cioè, ad esempio nel nord Italia sono diffusissimi dei musei, cioè vanno a vedere magari gli attrezzi che una si usavano una volta, come era la storia. Ci sono, però non è, cioè, io per esempio ho fatto anche un'intervista, non so se conoscete Vincenzo Santoro, che cioè, lui è uno che si è sempre occupato di, cioè, lui dice io ho creato questa legge insieme ad altri, però tante cose mancano ancora, cioè ci stanno, sono di nicchia, però non sono ancora sviluppate in modo che il turista che vuole conoscere, cioè, c'ha tutta la portata, cioè è reperibile tutto, nel senso. Oh, pare che sia un fondo. Pare che sia un flop in generale, pare che sia un flop solo questa perché? Perché? Ecco, non so più. Perché non sono esperto di un Ti ho detto perché? Alcune materie prime come la carne, faccio la
hamburger, va benissimo, però poi non ho tempo, mi trovo, mi faccio qualcosa in padella, va benissimo. Ma voi sapete che il mercato è grandissimo, invece è quello del congelato, quello dei piatti pronti, la gente non ha tempo. Io non ho tempo di mettermi a cercare in giro, come voi sapete meglio di me, è il museo, è il dormire, è il mangiare. Io lo faccio con volentieri, per amor di Dio. Però secondo me è giustamente, in definitiva, il museo deve diventare un prodotto, se no ce lo pagherà il pubblico, cioè noi. Quanti altri video potremmo creare con soldi che bisogna far vedere nel museo? Ci sono alcune regioni, musei, che prendono 10 milioni di finanziamento all'anno e hanno 10 visitatori per nascere. Quanto pensiamo di andare avanti così? Punto di domanda. Quanto? Ditemelo voi. Per me queste sono o da chiudere o da rifondare dalle fondamenta, nella testa delle persone che gestiscono. Ma dal punto di vista del turista, tu come sei utile all'ospite che vieni qua, che vieni qua, non sono un po' del tempo, ma quello che tu offri, quello che loro vogliono, se entrano pochi vuol dire che non è quello che loro vogliono. Allora cosa stai facendo per capire cosa vogliono le persone da te? Pochissimi danno dei questionari ai loro visitatori per capire cosa vogliono fare. Prendi qua, la prima volta che ho visto somministrare un questionario in aereo in Italia. Ma dovevo essere proprio alla frutta per arrivare a queste cose. Si dice arrivare alla frutta per essere alla fine. Dovevo proprio essere con le chiappe per terra, ancora più chiare, per arrivare a queste cose, solo là lì ci. Quando entriamo nei negozi alimentari, no, quando entriamo nei negozi di abbigliamento, in un bar, in un ristorante, una pizzeria, desidera? Perché non facciamo così anche nel turismo? Cosa facciamo per capire cosa desiderano le persone? Siamo alla zero, o quasi. Pensiamo sia a valorizzare le risorse, ma nel turismo è quello che fanno tutti. Anche Mali, la Repubblica del Mali, il paese più povero del mondo, ha dei posti bellissimi, stanno commettendo con ottimi risultati. In Kenya hanno deciso di dire no al barcotaggio perché hanno detto la natura rende, quindi resta. Hanno verificato che un elefante produce nella sua vita circa 120.000 euro di soldi per la comunità. Ha visto che il bracconiere guadagnava circa 4.000 uccidendo, sparando e tirando via le zanne, e ha deciso la comunità di difendere il elefante. Perché le persone hanno verificato che senza elefante lì non vengono in Kenya. Non vengono a vedere la gazzella, ma la gazzella è un erba, non lo so, lo vedo su sopra. In generale c'è la consapevolezza dei residenti locali. Ci deve essere la consapevolezza dei decisori, di chi decide come gestire le strutture. A diventare una maturità, una maturità. Abbiamo fatto le cose da buona finora? Ok. È andato come è andata? Ok. Ma adesso la crisi ci deve spingere a fare un salto di responsabilità. Non di qualità, di responsabilità. Perché la responsabilità viene prima della qualità. Prima della responsabilità. E poi la qualità. È la responsabilità che ci fa diventare attenti alla qualità. E non c'è qualità, c'è un controllo di qualità. E dove lo controllo? Questi miei visitatori. Come mai in un museo lo scontrino medio è di 40 euro e nel mio di 5? Non sarà forse perché tu hai una sezione di merchandising dove vendi le guide, i capellini, le magliette? C'è uno studio di PricewaterhouseCoopers, che era una più grande società di consulenza, PricewaterhouseCoopers, che dicono che noi siamo quella roba. Abbiamo un alto numero di siti UNESCO al mondo, 44-46 del bene dell'anno, ma ci battono per 16 a 1, tipo gli Stati Uniti, che ne hanno molto di noi. Che tristezza! Pensiamo a creare un punto vendita di prodotti locali nei musei, o di magliette, le famose magliette dell'osa archeologica. Pensiamo, facciamoci venire delle idee su come si possono
aumentare la soddisfazione spesa. Perché non vorrò spennare le persone, ma ci sono persone che spendono 10 euro in più per una maglietta. Oppure semplicemente trasformare la classica visita al museo che secondo me non piace in un prodotto esperienziale, diciamo. Cioè, magari allora, sì, basta lì dei risultati, cioè devono migliorarli guardando quello che cercano le persone fuori. Un esempio in merito è quello dell'abbazia di Cerrato, che è stata da poco acquistata dal Fari. All'interno, insomma, fino adesso c'era un museo delle antiche tradizioni, comunque nessuno un po' comunque visitava. Adesso invece come? Vabbè, e poi. Quindi adesso il Fai lo ha acquistato e quindi sta promuovendo una sorta di appunto un museo vivibile con una, appunto, merchandising, con un ristorante, quindi insomma qualcosa di più completo, non soltanto vai, vedi e te ne vai poi da un'altra parte, invece poi anche una sorta di mediateca, libreria dove comunque è legato alla storia del posto. Ci sono molti esempi, come bello questo, prendete anche nota di queste cose che sono vicino a voi, perché sono importanti per andare a vedere dopo. Il gruppo di lavoro che svilupperà questo tema potrà andare a vedere quello che è successo in questo museo, no? Che ripetiamo è? Abbazia di Ciarrale, Santa Maria di Ciarrale, tra Lecce e Casa Marcia. È importante. Personalmente credo che bisogna produrre sempre i famosi prodotti. Ecco, allora. Si può fare sempre di più, noi stiamo facendo qualche cosa, bisogna vedere se facendo abbastanza e più degli altri, perché abbiamo visto che la competizione è un lavoro di squadra e non basta fare le cose, ma dobbiamo fare le cose meglio per avere un vantaggio. Il concetto di vantaggio è questo, fare le cose meglio gli altri. Personalmente trovo questo progetto Ecoturismo, Ecomuseo o museo in generale, o marketing o partnering museale, molto importante, perché dal museo si può creare una struttura di accoglienza caratterizzata in senso storico. Può essere un rifugio, può essere un albergo già esistente, la persona può dormire in un albergo che è creato in un edificio che appartiene alla stessa epoca storica a cui si riferisce il museo. E il museo offre corsi, attività a tema, merchandising, anche la BC, anzi è la B, anzi è la A, no, la è la struttura, è la B di una merchandising. Offre attività sul tema dell'epoca, di cui il comune di riferimento, i corsi di pittura, degli affresco. Quante volte abbiamo visto girare come città d'arte persone che dipingono luoghi suggestivi? Vengono dall'oceano, vengono dall'Europa, amano l'Italia. Cosa facciamo noi per aiutare loro a sviluppare la loro passione? Ci sono alberghi dedicati a questo, sono dedicati a loro grazie all'attività di riproduzione del paesaggio. Il paesaggio, riprodurre il paesaggio è una forma di benessere. Ci sono ricerche che dicono che riprodurre il paesaggio, riprodurre l'opera d'arte, ha lo stesso valore terapeutico di alcune famiglie di medicinali. Si chiama art therapy. Cosa facciamo su questo? Per creare questo, per favorire questo, per strutturare, per mettere un prezzo in fondo a questo prodotto. Questo è la volta. E la possiamo fare con tutti gli altri, perché grazie a Dio le risorse le abbiamo. Dobbiamo recuperare molto. Quindi io direi che questo ecomuseo a titolo poco riduttivo, ecomuseo alla base, possiamo chiamarlo ecomuseo. Per fruire di qualcosa.
qualcosa di un passato, di un luogo, di una tradizione di un luogo, cioè io spenderei per vedere per rifare un qualcosa che magari non c'è, Giulia, c'è qualcosa che io non ho mai fatto, io spero per farlo, se qualcosa che deriva dal passato. Allora, quanti si parla di un'organizzazione di turista, cioè particolare, deve essere anche di nicchia, però. Va bene, quanti siete in questo progetto? Una? C'è qualcuno che si vuole aggregare? Uno, due, quindi? I due, un altro non so, possiamo. Due. Ok, poi vediamo, prego. No, semplicemente. Poi sono legato alla città di una spin-off dell'Università di Salerno di Agricoltura, cioè una società partecipata dall'Università che si occupa degli altri servizi e di ambito. E lavoro nell'ambito di un museo di Università di Salerno, che si chiama l'Università di Salerno. Quindi diciamo, ho un'idea anche di come avviene la partecipazione e l'attivazione di un museo, cioè attraverso le comunità locali, non parte da me. Cioè io ora faccio forse una scuola del facilitatore, cioè di colui che in qualche modo traduce in maniera semplice alla comunità cosa significa salvaguardare il paesaggio, salvaguardare i beni culturali, salvaguardare le tradizioni, sì, i prodotti che sono solo in quel luogo. Ad esempio il mio museo di paesaggio di birra di acquari a Lecce è importante perché quel sistema di agricoltura rurale esiste soltanto lì e non esiste nessun altro posto. Il museo urbano di Montrubio o di Mediano sono delle realtà che sono nate perché sono esposizioni soltanto lì e poi nasce anche nel museo di Cavallino, dove l'archeologia diciamo, si è servita come leva per innescare un meccanismo di coinvolgimento delle popolazioni attraverso le mappe di comunità, attraverso i laboratori di architettura del paesaggio, cioè salvaguardiamo quello che abbiamo, salvaguardiamo tutto allo stesso tempo. Quindi diciamo noi due potremmo portare ad esempio una mia idea nell'ambito della società chiaramente, però potremmo realizzarlo. Noi stiamo lavorando su Lecce e su Puglie, che conoscete tutti, credo, che è questo centro che sta anche fuori la città di Campania, e noi vogliamo realizzare un museo urbano di Lecce, cioè un esempio che facciamo sempre nei vari progetti che abbiamo scritto è esportare la cultura verso la Campania, importare la cultura in città. Un esempio che spiega come è importante anche per Lecce avere un polo urbano, un polo culturale, ma che allo stesso tempo è il giardino della città, no? E ci sono attività importanti, c'è cioè un anfiteatro da portare alla luce, eventualmente. Quindi potremmo fare un anfiteatro, cioè per esempio Lecce è la seconda d'Italia che ha due anfiteatri. Cioè, esattamente. È assurdo che c'è l'anfiteatro che c'è da Santo Ronzo, non c'è. Lasciato un modo descrivibile. Noi nel mondo precedente, un altro che abbiamo sviluppato è stato occupato di questionario, cioè un mondo precedente, un quadro di questionario, della realizzazione di un questionario che poteva essere somministrato prima dopo delle iniziative o per fare un survey delle iniziative. Noi abbiamo fatto un questionario che sembra una nostra idea nell'ambito della città della integrazione in rete e della beni culturali delle evidenze monumentali di Lecce e del territorio di Lecce. Cioè fare un'integrazione, un biglietto integrato, che significa? Cioè dopo la possibilità al turista pagare un solo biglietto come si fa nelle grandi città, cioè Lecce è una città, una piccola realtà, però perché non applicare un sistema che già esiste e funziona? Cioè pagando un biglietto tutta la possibilità di essere affidata dall'interno, di stiare domando all'interno, visitare infatti un biglietto che in città aveva avviato e anche musei che contengono i progetti che provengono da quel mondo, alcuna guida e chiaramente ci sono altri servizi, non soltanto questi, quindi manifestazioni culturali, manifestazioni e eventi da sviluppare sempre all'interno di questi contenitori che non ho mai moltissimo come termine, questi buoni e come dire dare più flessibilità ai beni culturali della città che abbiamo, non sentiamo meno di come dire. La nostra idea era appunto quella di anche all'interno dello scambio di studi è stato realizzato un polo didattico per la tecnologia dei ragazzi.
sviluppare anche, cioè dare eliminare proprio le ragazze, le nuove generazioni, che sono quelle che porteranno avanti, diciamo, le tradizioni del territorio, le tradizioni locali. Quindi potremmo fare un progetto insieme, ricercare, se non lo voglio, ricercare l'isola di Tahiti. Giusto? Se si trae, c'è qualcuno con com'è che vuole entrare in gioco? No, in trae, sì. Ok. Sì, un po' come quattro. Quattro? Mi scoprirei. Ah, ok. Ciao, lo fate in due gruppi. Ecco, museo. Hai messo qua più redditizio, eh? Più redditizio, non è che in inglese non sia redditizio. Uno solo, in meno, in più redditizio. Il reddito è al centro di tutto, è inutile fare fantasia, il reddito della struttura deve essere al centro dell'attività di impresa, non il finanziamento pubblico quanto il reddito. Chiaro che sia aiutato, può essere una fase del rio, è una fase importante. Quindi potrebbe fare un po' di incarico del reddito museale, ma se no, è inutile. Allora, 2 più 1 è 2, questo è che due gruppi, gruppo 1 e gruppo 2, ok, può essere due gruppi sul museo, va bene? Quindi 4 persone sul primo e sul secondo, quanti siete? 5, io ho capito. 5 siete? Per l'ultimo? Per l'ultimo, sì, sul museo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 7, 5, eh? Va bene, poi altre idee. Prego. Io pure non ho un'idea precisa, però mi viene da pensare. Per esempio, rispetto alla tua piattaforma, una piattaforma dove offri non alberghi, ma cosa può fare un turista, che potrebbe essere interessante anche dall'aspetto culturale, che non è solo la mappatura delle chiese, da vedere dei musei, del centro storico, ma può essere anche un aspetto culturale rispetto a eventi culturali, possono essere qualunque cosa, per esempio, si intende, no? Da offrire non solo a tutti, ma anche a bambini, ma anche a famiglie, ma anche a anziani. Thank you.
stiamo concludendo, andando in fila. In Italia abbiamo centinaia e centinaia di migliaia di eventi di visibilità internazionale. Un evento è qualcosa che riguarda un certo numero di giorni, una finestra di tempo, per il quale un posto diventa più o meno visibile. Il problema è che questi eventi, molti di questi eventi, non hanno un prodotto sottostante. Faccio un esempio che riguarda la mia regione, la Valpolanza, che adesso ha legato la regione più grande d'Europa, con più di 1.500.000 euro di fatto scritte in corso di essere. Voi pensate che un prodotto è stato più smartico, giustamente? Voi pensate che esista un prodotto più smartico di questa giugno? Cioè qualcosa che ti dà il fly in sale. Tu parti da Monaco in aereo, arrivi, quando ti perdi da Monaco, arrivi all'aeroporto, compri la vita al transfer, ridarsela, da lì prendi, parti, skipper e vai per la crociera in un altro viaggio, qualcosa da Croazia. No, non esiste. Non esiste, esistono molti servizi, molte risorse, molto tutto questo evento, ma così come fra quell'evento, così anche molti altri eventi qua, in tutte le regioni d'Italia in cui sono stato minore, anche altrove, purtroppo, o per fortuna, sotto non c'è un prodotto. Una serie di servizi che gli ospiti, on demand, su richiesta, possono chiedere con un prezzo attaccato, e che ti può portare nella stessa zona in cui si svolge l'evento, sullo stesso tema dell'evento, a fare attività, in questo caso culturale, sportiva o gastronomica, eccetera, eccetera, in cui io, organizzatore, sviluppo dei weekend a tema, su questo tema, 3 mesi, 3 weekend, l'ultimo sabato del mese, nei 3 mesi prima dell'evento, altri 3 weekend a tema, in cui io li propongo e lo comunico ai consorzi, e lo comunico alla piattaforma, e lo comunico ovunque abbia un senso comunicare questo, nei 3 mesi successivi all'evento. E i 12 mesi all'anno di servizi on demand coperti sullo stesso tema. Questo è un prodotto. Molti non ne hanno. Quindi ecco, importante, grazie per questo input, che potrebbe far fare il salto di qualità da evento a prodotto turistico. Da evento a prodotto turistico. Il prodotto è sempre l'insieme delle cose, quello che uno compra per venire da Monaco. Mettiamoci in testa questo concetto. Non abbiamo il prodotto, dobbiamo crearlo, se no è utile che stiamo qua a perdere tempo. Chiaro? E questo vale anche per gli eventi, soprattutto per gli eventi che hanno maggiore visibilità nazionale e internazionale. Ok, qua siete in, o è in, è da sola, con altri, quindi è... C'è qualcuno che si vuole aggregare al prodotto eventi? Progetto eventi? Ci pensa? Ci pensate? C'è un fee da pagare qualcosa? Un fee da pagare? No? No? È libera la partecipazione. Ok. Intanto, uno. Uno più. Poi domani mi dite però, ok? Questo qua me lo scrivo adesso prima di andare via. Pipipipi. Ce ne possono essere altri. Domani mi dite, avrò pensato di collaborare con questo gruppo. Ci possono essere anche altri temi. Vediamo il sesto velocemente, prima di arrivare alle 2. All'una e alle 2. Prego. Questa è una proposta, nel caso in cui non fosse opportuna, noi ci spistiamo tranquillamente in un altro gruppo, magari in questo video. Allora, noi come associazione, come Project Ideas Lab, sino a maggio di quest'anno, abbiamo portato avanti un progetto di incubazione di impresa per quanto riguarda il settore turismo e cultura. Chiaro, qui non stiamo parlando di un servizio, di un prodotto direttamente turistico, ma di attività di formazione relative agli operatori o ai futuri operatori dei settori considerati. E volevamo chiedere eventualmente se questo potesse essere un stesso gruppo, cioè sviluppare per l'appunto questa attività di incubazione di impresa. Ah, sì. Allora, abbiamo detto che ho visto di fare squadra, ormai anche le parrocchie fanno squadra tra di loro. Vuol dire che è una necessità comune, anche Papa Francesco fa richiamo a far squadra, vuol dire che si arriva fino lì, chi non lo fa è veramente del gatto, come si dice, no? Quindi sì, chiaro, presuppone la presenza di competenze specifiche legate alla creazione di imprese, ma è chiaro che far squadra per creare un'impresa, non l'abbiamo visto nell'albergo diffuso, ma il modello di intervento per favorire la nascita di queste imprese, che è stato poi premiato dalle Nazioni Unite insieme all'albergo diffuso, è stato sviluppato per un Business Innovation Center, quello del Lazio. Quindi non ci trovo niente di strano in questo. Allora io devo parlare con
La migrazione. Non 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 risultato. Sarebbero 5 di 5 30, massimo di 30, il numero massimo è 5, quello consigliato è 4. Se stessimo tutti nel massimo di 5 persone per progetto, ci staremmo tutti 30 persone. Boh, ci sono anche altri progetti, eventualmente altre idee? Eventualmente? Prego. Un luogo dove c'è una manina militare abbandonata. Una base navale militare? Sì. E non ho un progetto, però ci penso sempre. Nel senso che mi dispiace vederla abbandonata, cioè mutata. E quindi penso sempre cosa si potrebbe realizzare, visto che è un borgo rurale dove c'è una bella montagnina, dove c'è il mare. Però è un vicino piccolo, si chiama Porto Piatto, e ha 6 km da Lecce, fa comune a Lecce. Chiedo sempre cosa si potrebbe realizzare? Non ti so dire, però avvicinato, come dice qualcuno, no? Musei navali sono nati da basi navali dismesse, ma anche lì c'è la materia prima, al di là della base navale che è da recuperare, ristrutturare, rendere in sicurezza, c'è materiale di navi, di imbarcazioni da visitare, c'è un sommergibile Enrico Totti, per intenderci, da visitare? Sì? No, il sommergibile Enrico Totti è quello che è stato preso dalla baia di La Tisana in Friuli, portato al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci a Milano, no?
E che adesso è visitato da migliaia e migliaia e migliaia di persone ogni anno. Paghi 40 euro, lo visiti, quindi rende soldi, reddito, soldi, ecco qua, già ci siamo. Ci sono cose da visitare? Non so, e lì bisogna vedere caso per caso. Se ci sono grandi infrastrutture, ma costi di recupero elevatissimi, io penso che veramente sono una grande istituzione e possa fare qualcosa per togliere al grado una certa area. Può anche essere che loro una parte del progetto possono essere, la Chiesa intendo, se c'è questa voce, possono essere interessati allo sviluppo di attività collaterali come la valorizzazione della storia locale, quindi del patrimonio storico-culturale locale, antico e recente. In breve, non ne ha un'altra di idea? No, in breve, io non trovo il punto di partenza. Allora, teniamo questo come idea di base. Ma non è, cioè, questo è legato, perché mi rendo conto che è un progetto, cioè, era solo una domanda, cioè, da cosa bisognerebbe partire? Dalla domanda. Dal mercato. Adesso abbiamo accennato per dire il mercato, poi quando andiamo avanti con la presentazione delle diapositive vediamo un pochino più in dettaglio cosa chiede e soprattutto le altre parti che ha chiesto, lo scenario, il metodo, il concetto di partnering, il marketing, eccetera, eccetera. Per adesso dobbiamo accontentarsi di mettere a fuoco delle idee possibili e dei gruppi di lavoro, risultati anche questi concreti. Ecco, attenzione. Una delle cose, allora, gli albergatori dicono che non c'è cosa più deperibile di una camera. Avete mai sentito questo detto? La signorina, forse, che lavora nell'alberghiero o che ha parenti? Non c'è. Perché? Non c'è niente di più deperibile di una camera. Se non la vendi quando? Se oggi tu non vendi la camera, i tuoi soldi sono fumati. L'insalata invece la puoi raccogliere oggi e vendere domani, in alcuni casi anche dopodomani. Quindi questo è il detto. Quando parliamo di opportunità di impresa, non c'è niente di più delicato di questo concetto. È come un petalo di rosa. Per me l'opportunità di impresa è un concetto astratto che riguarda il futuro. Quindi è veramente delicata la questione. Ed è un lavoro importante quello di far rendere sempre più concreta questa idea iniziale. Sempre più concreta. Il progetto è proprio uno dei passaggi necessari per far diventare un'idea, un'opportunità di impresa, un qualcosa di sempre più concreto. Il lavoro a ripartire dalla bellezza, sviluppato con Giancarlo Dallara, propone il metodo seguito per l'albergo diffuso. Però ciò non toglie che questo sia uno dei lavori più importanti da fare in Italia oggi. Sviluppare idee e farle evolvere in imprese. Prego, scusate. Il problema è che comunque in generale si deve abbattere la stagionalità. Si deve? Si deve abbattere la stagionalità. Destagionalizzare. Non concentrarmi soltanto alle periodo estiva, pure l'evento, mettendo da dicembre settori estivi dal natalizio, come estivi dal pasquale, comunque valorizzare tutto il territorio tutto l'anno. Cioè, perché se si rimane comunque chiusi, magari nei mesi estivi, cioè, si può fare tutto, però poi non. E come si fa? Come si fa secondo voi a destagionalizzare? Come si parte? Ho lavorato per chi ha una logica, manager spagnoli che hanno una logica molto diciamo terra a terra, in realtà è concreta del turismo, e dicevano sempre così: a me non interessa far spendere 500 euro che il turista vuole spendere. Io guardo al suo portafogli e ha la possibilità di fargli spendere non i 500 ma i 2000 euro che ha sulla carta di credito.
Io condivido questo approccio. Attenzione, per me questa è la base di tutto. O ci trasformiamo in operatori economici industriali, o se no è inutile che stiamo qua a far filosofia greca. Tutto rispetto per la filosofia greca, ma non è fatturata, a me interessa quello. Anche attraverso la filosofia greca. È chiaro il concetto? Ma se la filosofia greca non rende, devo capire se c'è un modo per farla rendere, o se no devo trovare qualcos'altro, oltre alla filosofia greca, da vendere al mio ospite. Ok? Il problema di questo approccio, molto matador-oriented, cioè chi fa con l'ospite così come il torero fa col toro, no? Ecco. È che dobbiamo far crescere anche la soddisfazione oltre alle spese. Non basta spennare l'ospite, spennare il turista. In Spagna è bello lavorare, che la mia prima esperienza di lavoro l'ho fatta là, e lì ho imparato cosa vuol dire fare turismo. Qua il turismo era frutto di proloco e poco più. Parte importantissima di questa sedia, di queste quattro gambe, le proloco, ma ci vogliono anche le altre tre per farla star su. Operatori turistici del turismo, operatori economici non del turismo e gli enti locali, il pubblico. Le quattro gambe su cui stiamo il turismo sono queste. Se ci dimentichiamo di una gamba di questa, la sedia cade e noi non abbiamo più il turismo. Però quello che è importante è far sì che noi ci occupiamo prima della soddisfazione del cliente. Quello che il cliente chiede, quello che lui chiede è già qua e chiede. Se poi chiede una cosa che ha un costo, ok, gliela diamo, ben contenti di aiutarlo a dargli una possibilità di star bene a un certo costo. E lui sa che le cose che gli fa star bene hanno un certo costo, non pretende di trovare le cose gratis, chi compra. Voi entrate in un supermercato e pensate di trovare le cose gratis? Cercate gli sconti, cercate le promozioni, cercate le cose che vi interessano, non cercate cose gratis in un supermercato, nel turismo è quello che si fa. Ma dobbiamo anche stare attenti a dare cose che i nostri ospiti fa piacere avere anche senza che loro paghino. Ecco, in questo c'è un gran dibattito nel marketing, si dice che il di marketing sia miope, un po' come me, io sono miope, alcuni di voi magari lo sono, miope, cioè vede bene da vicino e male da lontano. Cosa vede male il marketing? Il marketing, come l'economia, si è centrata sullo studio del consumatore. E se uno non consuma, cos'è? Una cacca, scusatemi? Non vale, non è da considerare per gli studi di marketing? E se uno chiede un sorriso in più, oppure non certamente un sorriso come quelli della costiera di Rimini, sapete che li chiamano gatti di marmo, quelli che sono pagati per sorridere, se non sorridono mi licenziano. Se non sorrido, ho mia moglie che mi ha mollato, ho il marito, ho la casa in fumo, ho il figlio che va a prostitute tutti i giorni, ma devo sorridere ai miei ospiti? Questa è una delle critiche che vengono fatte a questo approccio banale al turismo, da parte degli stessi operatori turistici della costiera romagnola, mica da parte degli esterni. Allora, dobbiamo recuperare quel senso di ospitalità, se ci crediamo. Io dico di amore verso le persone che ci stanno di fronte. Mi dispiace che l'economia si occupi spesso di altre cose. Si è occupata pochissimo di famiglia, lo dice Amartya Sen, premio Nobel dell'economia. La famiglia è talmente importante che l'economia non se n'è mai occupata. Questo l'ha scritto su uno dei suoi libri qualche anno fa. Non lo dico io, lo dicono loro, premio Nobel dell'economia. Si è occupata poco di cose importanti. Negli Stati Uniti e in Inghilterra si domandano se le business school stiano insegnando le cose giuste. Questo dibattito è aperto. C'è chi, il sociologo Giampaolo Fabris, scrive il marketing è troppo miope. Bisogna andare verso il societing. Societing è l'attenzione alla persona, che possa produrre o non produrre reddito. Certo, noi gestiamo imprese, voi gestirete reti, imprese o progetti. Dovrete fare fatturato, se no morirete, come ogni impresa. Ma con un mercato di milioni e milioni di persone che chiedono Made in Italy, questo è il vostro, questo è il vento che abbiamo alle spalle, dobbiamo soltanto aprire la vela, di spiegare bene le vele per catturare il vento. Le alberghi diffusi lo fanno già. Se andiamo a vedere i dati sul mercato turistico, l'interesse dei tour operator e delle persone per l'albergo diffuso e i clienti che sono in casa, il 60-65% degli ospiti che vengono per il turismo negli alberghi diffusi vengono per silenzio, pace, tranquillità, relax, far niente, staccare la spina, vivere il posto, staccare la spina. Vuol dire che noi dobbiamo veramente presentare, non dico poco, fare qualcosa
per loro per avere dei risultati. Non serve che ci trasformiamo in TUI o in Neckerman, organizzatissimi, modello giapponese o sfavillanza nell'organizzazione delle cose. Certo, se diciamo a un tour operator che veniamo a prendere il suo gruppo alle 10 e poi gli indios della foresta amazzonica con cui hanno a che fare alcuni tour operator si presentano 4 ore dopo perché dovevano andare a caccia del pesce di turno e la comunità aveva bisogno e quindi l'ospite viene dopo, il tour operator un po' si arrabbia, ma lì siamo nella foresta amazzonica e noi siamo in un contesto europeo e dobbiamo imparare le leggi del mercato europeo. Se tu mi mandi due gruppi, io ti mando due gruppi e tu la guida arriva un quarto d'ora dopo, sono dolori. Se sono tedeschi ti legnano. I tedeschi si incazzano con noi, con una facilità estrema. Se c'è un problema, Italian, loro hanno già la parola pronta. In Germania non succede questo, non è un mistero, non succede perché grazie a questo anche loro lavorano meglio di noi e producono più reddito e danno lezioni di efficienza, al di là di chi li guidi. Il sistema economico regge anche grazie a questo. I tour operator sanno di potersi fidare di un operatore di quel genere. Noi dobbiamo meritarci la fiducia, che è una cosa seria, dice bene la pubblicità. Non mi ricordo come erano partiti, però questo... il discorso del progetto per me va bene, del progetto per la base navale, teniamolo pure buono. C'è qualche possibilità di avere informazioni in più per domani, magari su queste indiscrezioni? Dopodomani, no? Beh, noi siamo qua 5 giorni, non è che... Allora, se ci sono informazioni rassicuranti di qualche tipo, di qualsiasi tipo, magari consultando internet vengono fuori che l'ha preso l'Aga Khan. La Sardegna è arrabbiata con i turisti perché? Sapete che ci sono... Com'è? Magari, forse così. Ma il problema è che ci agganciamo al discorso di prima. Prego. Sì, alcuni anche, forse magari sono un po' troppo invasivi, però non è per quello. Ve lo dico? C'è un libro che si chiama Costa Smeralda, si intitola, di Bachisio Bandinu, nome notoriamente sardo, si può difficilmente dire che sia un salisburghese, Bachisio Bandinu, che è un antropologo, tra l'altro, e che vi racconta un sacco di cose su come la Sardegna sia stata depredata dalle sue risorse dagli Aga Khan di turno. Per dire, interi tratti di costa sono stati comprati a pastori totalmente ignoranti per una manciata di spiccioli. Vi dico, lui riporta il caso di una cantante famosa, di cui non dico il nome, magari c'è un parente tra di voi, dice, ti cito il giudizio, leggete il libro, che il suo cui avvocato ha fatto la proposta di 1 miliardo per l'acquisto di Cala di Luna, andate a vedere. Il pastore non sapeva, non sapendo contare, e avendo il mito del milione, ha detto, cosa? 1 miliardo? No, 1 milione voglio. Cala di Luna, 1 chilometro e passa di costa, venduta per 1 milione di lire. A conto di una proposta di 1 miliardo, attenzione. Ecco perché una parte dei sardi ce l'ha con i turisti, perché alcuni di questi hanno depredato, si chiama land grabbing. Andate a vedere, c'è un fenomeno in atto in Africa, si chiama land grabbing, in cui multinazionali, fondi pensione, italiani, imprese... stanno portando via la terra da sotto i piedi alle comunità nei vari paesi africani, dal Sudan al Kenya, eccetera, eccetera. E sta succedendo là quello che è successo qua a suo tempo. E continua a succedere alle volte. Continua a succedere, purtroppo, infatti. Ed è un problema, anzi, è una delle cose più importanti da verificare, un po' da sondare, insomma. Ecco. Quindi, teniamo questa ipotesi. Come la chiamiamo? Museo navale? Base navale? Museo navale? Chiamiamolo museo navale. O ecomuseo navale? Museo navale.
Ah, vi piace? Ah, allora, il vostro obiettivo, il mio e il vostro obiettivo, è fare una proposta che abbia, che sia possibilmente innovativa, già dal nome. Esempio, albergo diffuso. Esempio, bici diffusa. È un'iniziativa. Esempi, puntini, puntini. Allora, vi prego di andare pomeriggio, se volete, su internet e cercare se esiste già un nome di questo genere online, sul web. Google, andate su Google e digitate, tra virgolette, in questo caso, Ecomuseo Navale. Sì, ce ne sono 500 miliardi. Ok, non sarà il primo. Sì, ce ne sono 100.000, sì, ce ne sono 10.000, sì, ce ne sono 4, sì, non ce n'è proprio. Se non ce n'è proprio, vuol dire che sareste i primi. Vi dispiace l'idea? Vi ricordate la diapositiva del titolo di questo incontro di oggi, in cui c'era il ciclo virtuoso? Pip, pip, pip. Il primo salto da fare è quello di innovazione, grazie al quale si è visibili sul web e si fa scrivere su di sé articoli gratuiti e pagine gratuite. Perché il vostro primo obiettivo è avere 10, 100, 1000, 2000, 4000 pagine sul web grazie a voi. Grazie al fatto che la cosa è nuova, non è trita e ritrita la solita minestra. Questo non vuol dire essere dei quelli che la sparano grossa, ok? Innovazione, tradizione. Ma senza l'innovazione forte, le pagine sul web gratis, la visibilità, l'articolo gratuito della rivista, non ce l'avete. Inoltre avete molti più competitori, molto più concorrenti, se non siete innovativi. Ve la sentite di entrare nel gruppo? Di entrare in un gruppo in cui ci sono 500.000 competitori e voi siete il 501 millesimo? Lì è lotta al prezzo. Ecco come fare per evitare di incorrere nella lotta dei prezzi. Essere originali, essere attrattivi, essere diversi, essere migliori o anche possibilmente unici. Quindi già dal nome. Attenzione. Assolutamente tra virgolette, se no vi viene fuori di tutto e di più. No, tra virgolette. Prego. Su cosa? Ecco, cosa sarebbe il niente. Vuol dire che sarebbe senza virgolette no, senza virgolette non vuol dire niente, perché ogni base che ha detto Ecomuseo di Navale viene fuori. Tra virgolette voi limitate la ricerca alle parole, all'espressione che interessa a voi. Ecomuseo Navale. Dello sviluppo economico. Allora il problema è: c'è una proposta per farne anche un qualcosa che aiuti lo sviluppo economico? No. Se ci fosse, forse il sindaco e voi e chi vorrebbe fare un centro d'attività commerciale avrebbe un qualcosa da aggiungere e nulla toglie che magari le due cose possono andare avanti insieme, in un certo senso possono andare avanti insieme. Come fare anche lo sviluppo economico oltre a quello umano? Non riesco proprio a capire come, cioè da cosa si dovrebbe partire, io da chi dovrei
dalle persone che vogliono fare eventuali attività e o dall'amministrazione locale e o dal mercato che chiede proposte turistiche, soprattutto nei centri storici, nei borghi e quant'altro. Quindi non toglie il fatto che le due cose possano andare avanti insieme. Sarebbe un peccato, anzi, non cogliere l'occasione per far andare avanti le due cose insieme, no? Prego. Io avrei un'altra proposta, insomma, da aggiungere, che... Allora, scusate, prima di questa, prendo l'altra. Ma al museo navale, quante siete? Una, due, cinque... Una. Ok. Prego. Quando yes. Sono, non direi, ci qualcuno aiuto. Sì, voglio lavorare in compagnia, però, insomma... Io la... Domani teniamo le presenze. Niente, la proposta riguarda un progetto che con l'associazione di cui faccio parte portiamo avanti da un po' di tempo. L'idea si chiama Save Monaster. Save Monaster. È un insieme di latino e inglese, diciamo. E niente, quindi... nella zona in cui vivo c'è un monastero, insomma, che da poco è stato restaurato, che però appunto è rimasto abbandonato, insomma, per all'utilizzo, non è un bene fruibile. Sono stato... Sì, Monasterrae. Sì. Sarebbe, salviamo le terre del monastero, però l'idea nostra era quella, salviamo il monastero, però le terre del monastero è giusto qua. Quindi niente, noi facciamo su questo monastero, facciamo dei campi di lavoro che si, diciamo, riducono a 10 giorni. Così è un po' importante, i campi di lavoro. Sì, infatti, cioè, anche lì il nostro approccio, diciamo, al marketing, al coso, non è... Infatti, quando scriviamo, pubblicizziamo la cosa, campi di lavoro, non c'è niente. Campi di lavoro, dobbiamo fare. Passate dopo con il concentramento. Sì, perché comunque. L'idea è quella. No, l'idea è quella del lavoro all'interno. L'idea è quella di riutilizzare, cioè mettere a disposizione la nostra forza, diciamo, la nostra capacità di lavorare, di produrre, all'utilizzo di quel luogo, cioè renderlo nuovamente fruibile, nuovamente produttivo. Cioè, un tempo era il luogo dove i frati producevano, insomma. Quindi no, è stato lasciato, abbandonato dai frati nel 1500, e quindi da lì poi non è più un luogo sacro. Poi ci sono stati degli interventi, insomma, successivi, province, comuni. I comuni l'hanno acquistato la proprietà nel 2008, hanno fatto degli interventi di restauro, però poi l'hanno lasciato abbandonato, quindi oggetto di atti vandalici, di ruberia e quant'altro. Quindi noi facciamo questo campo, e in cui ci occupiamo sostanzialmente di recuperare, per quello che possiamo, secondo anche le nostre competenze, le zone, diciamo, all'esterno, quindi di pulizia dei locali, messi in sicurezza, e piano piano, l'anno scorso abbiamo creato degli piccoli eventi, insomma, per attirare un po' la popolazione, i gruppi, insomma, persone che vogliono, diciamo, riavvicinarsi, no, al contatto con anche la natura. E quindi l'idea che abbiamo in cantiere è quella di creare un orto, perché a fianco, appunto, al luogo c'è un giardino dove c'è agrumeti, e quindi rendere questo giardino nuovamente produttivo, quindi producendo, coltivando dei prodotti della terra, e mettere insieme anche, cioè scatenare una sorta di mercati a chilometro zero, quindi anche la pratica dell'ortoterapy, quindi in un'ottica di vivibilità di questo posto, affiancando a una sorta di produttività, quindi redditizia. Poi il luogo conta anche di 10 posti letto, quindi l'idea nostra era quella, appunto, di portare, cioè, gente in questo luogo e fare una sorta di turismo del fare, no? Quindi sempre legato, mantenendo l'origine, la tradizione del posto, e quindi... Viene in mente un concetto su cui ho
a suo tempo, non ho ancora, cioè, avuto poco tempo per presentarmi, ma di fatto l'albergo diffuso è il mio primo amore, no, il secondo. Il partnering turistico è quello per cui sono tornato sui libri nel 93, poi è uscito 7 anni dopo la cooperazione del turismo. Il mercato business to business europeo, cioè le vendite fra imprese, quello di cui mi occupo adesso, e le relazioni fra imprese, ma il quarto filone più importante di ricerca per me, a parità degli altri tre che sono più o meno tutti lì, è il turismo salute nelle aree rurali. Allora, noi siamo abituati a vedere il concetto di turismo health and wellness legato ai centri termali, giusto? Alle spa. Sapete cosa vuol dire spa? No? Salus per aquam. No? Alcuni dicono spa nasce da Spa Francorchamps, nota località termale. C'è un po' una disquisizione su questo. Ma quello che è certo è la ricerca degli ultimi 20 anni sui danni provocati da inquinamento acustico, inquinamento luminoso notturno nelle città, inquinamento atmosferico legato a PM2 anziché altro. Quello che è certo è che questi dati dipingono una realtà molto difficile dal punto di vista sanitario nelle città, e le ricerche più recenti indicano come nei centri rurali si possano utilizzare queste risorse come il silenzio, come l'aria priva di particolato o acari della polvere, per finalità health and wellness. Questo vuol dire che è possibile portare il turismo salute, fare turismo salute, ovunque ci siano le condizioni climatiche ambientali necessarie, anche senza un metro quadrato di struttura spa, benessere, idromassaggi, piscine, strutture sanitarie in genere. E quello che mi fa, dice lei, fa venire in mente proprio questo. Cioè c'è un concetto di salute, non è nato in Italia questo, perché c'è il filone che si chiama Green Health, salute verde, che nasce nel nord Europa e in Russia, dove sono noti gli studi da 200 anni sulla speleoterapia. Quindi la cura di patologie legate all'apparato respiratorio attraverso la permanenza per 1-2 ore con attività di diverso tipo in grotta. Altri studi riguardano la PET therapy, l'utilizzo, l'esperienza della relazione con animali sensibili, quali i cavalli, quali gli asini stessi, per la cura di determinate patologie. Un altro prodotto di questo filone health and wellness, che personalmente chiamo sustainable, cioè sostenibile, perché non prevede nessun tipo di struttura, come l'albergo diffuso. Non prevede strutture dedicate. Non milioni di euro, grazie, qua abbiamo le risorse naturali che ci permettono di fare questo. È l'orticoltura. L'ortoterapy, bravissimo. L'ortoterapy è un esempio di... è quello che si applica nelle comunità di riabilitazione, per intenderci, non abbiamo inventato noi, certamente, ma l'ortoterapia è utilizzabile anche per migliorare la salute, non soltanto verso chi ha problemi di tossicodipendenza e per una durata di 2, 1, 3 anni, ma anche per chi viene dalla città e vuole fermarsi in un comune rurale per 7 giorni. Dicevamo prima. Segmento in forte crescita, e nello stesso settore wellness si sta discutendo oggi cosa sia il wellness, se sia tutto basato sull'acqua, salus per aquam, o se ci possa essere qualcos'altro basato su cosa. L'ultimo lavoro che ho presentato a un convegno a giugno di quest'anno proponeva un lavoro, si intitolava Salus per loca amena. Salus per loca amena, loca amoena è latino. Non c'è solo l'acqua come fonte di salute, di turismo wellness, ma c'è anche la località rurale
il clima, il silenzio, la convivialità, il paesaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è un turismo in forte crescita, non mi sorprende che tu stia facendo questo. Siamo agli albori, potrebbe fare parecchio di più. Però dovete aiutarlo voi, perché quello, come dire, che è il lavoro della comunità locale, di chi gestisce un albergo, è aiutare il tour operator a vendere la sua struttura. Non aspettarsi tutto dal tour operator, il tour operator vende. Ti può proporre un business, se tu sei nelle corde di quel business, lo appoggi e lo realizzi. Ma il lavoro di creazione di valore, value creation, spetta a chi lavora nel posto. Qui ti possiamo organizzare un corso di yoga in riva al fiume, ti possiamo organizzare l'ortoterapia, la pet therapy. Sta a voi preparare la materia prima da portare sul mercato globale per TUI, oltre a mettere in pratica questo primo importante prodotto. Ed è un mercato in forte crescita, a me, io sono convinto di questo. Siamo molto indietro nella ricerca, perché le ricerche che dicono, ad esempio, l'incremento atmosferico, chi di noi non intuisce e non sa che non fa bene? L'inquinamento atmosferico, già di per sé il nome te lo dice, no? Le ricerche che legano l'inquinamento atmosferico alle aree urbane e al traffico veicolare non hanno più di 15-20 anni. Prima si pensava che l'inquinamento atmosferico fosse dappertutto. No, è mirato lì. E le ricerche adesso si stanno spostando non sui danni da PM2.5, PM2.10, da PM2.1, le più pericolose, le polveri ultrasottili, quelle che ti arrivano ovunque nei bronchi. E queste ricerche dicono che vivere in città, se la conosci la eviti, è un rischio, e la gente che vive in città non conosce questi dati. E uno dei lavori più grandi è guardare i dati medici dal punto di vista dell'economia e del turismo. Questo è quello che mi interessa fare, che sto cominciando a fare da 2 anni a questa parte con l'Università di Bolzano. E se c'è qualcuno all'università qua in Puglia che vuole collaborare su questo settore, l'Università del Salento, a me farebbe piacere, perché voi avete delle potenzialità stroboscopiche, per me, favolose, in questo tipo di turismo. Pensiamo soltanto alle località di mare, non solo alle località di mare, ma anche all'elettroterra, che hanno silenzio. Ma lo sapete che persone che vengono da Milano a dormire in questi borghi hanno paura del silenzio? Hanno paura. Sentono uno scoiattolo che salta sul tetto, sono in allarme. Cos'è? Cric, 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 cric. Non dormono la notte. La seconda notte dormono come mai prima avevano dormito. Non si svegliano più. Questo è quello che succede di norma quando un abitante di una grande città va in un piccolo paese. Non ci sono macchine, non ci sono tram, non ci sono sirene. È irreale il silenzio di un piccolo borgo. Ed è una risorsa turistica per il turismo health anche, non soltanto per il turismo in generale. Il buio la notte hanno dimostrato che l'inquinamento luminoso notturno è causa di problemi patologici parecchio seri. Hanno cominciato a fare queste ricerche sui shift workers, cioè lavoratori a turno, quelli che fanno il turno la notte, specialmente donne, erano e sono ancora, no? Hanno visto che si sfasa il ciclo circadiano, che è quello che regola la produzione delle sostanze che inibiscono, cioè che aumentano le barriere per la difesa alle patologie più brutte, tipo il tumore, il cancro, diciamo le cose. No, però questo è quello che dicono la ricerca. Se noi ricostruiamo il ciclo circadiano attraverso il buio e la notte, queste persone recuperano parte dei problemi di salute in cui sono in corso nelle fasi precedenti. Certo, non si può guarire una patologia seria attraverso il buio e la notte, ma è dimostrato che il buio e la notte ha degli effetti simili a quelli di un tranquillante. Il buio, la notte. Che vuol dire? Non vuol dire chiudere le tapparelle ermeticamente per poter dormire, vuol dire girare la strada, girare in strada alle 10 di sera, a mezzanotte, alle 2, avere tutte le luci accese, comunque la luce accesa, comunque la strada illuminata, comunque i lampioni arancioni, non poter vedere il cielo. Sapete quante persone hanno visto la Via Lattea una volta nella loro vita a San Francisco? Una su 7. Sono tante, eh? Una su 7 ha visto una volta nella loro vita la Via Lattea a San Francisco. Le altre non sanno cosa sia il cielo. Il cielo la notte. Quante volte riusciamo a vedere noi il cielo la notte? Chi abita nella grande città non può vedere il cielo come lo vedete voi. Ci sono alberghi che sono nati su questo. Un albergo si chiamava l'Hotel d'un milione di stelle. Era in mezzo al deserto.
Bisogna prendere il quad e fare 2 ore di quad per arrivarci. Ci si arriva, è un accampamento. Tende. Molto belle, l'interno, stile Missoni, tessuti, chic. Si direbbe cool, no? Che non è una parolaccia. Attenzione, 200 euro a notte. Ma quando sei lì, vedi il cielo come non lo hai mai visto prima in vita tua. Dobbiamo per forza aspettare che siano gli altri a fare queste cose e non possiamo proporre noi una proposta del genere. Quanti posti poco, con un'illuminazione non troppo forte, notturna, o case, o luoghi, o colline, conosciamo noi in cui poter vedere il cielo? Non si vedrà come a 4.000 metri di quota, ma chi se ne frega, non si vedrà come in mezzo al deserto, ma chi se ne frega. E ci sono alberghi e tour operator che organizzano vacanze in posti in cui si può vedere il cielo. Quindi abbiamo un mercato davanti a noi fatto da milioni di persone che chiedono cose e noi di fronte a queste persone non facciamo molto poco, o niente o poco. L'Italia, attenzione, in Italia. Altrove, lo sapete che la pizza, l'Istituto Mario Negri, lo sapete chi è? Istituto di ricerca Mario Negri, andate a vedere in internet. È una cosa seria, è un'istituzione che sta a Milano e che fa ricerca sulle proprietà, sugli alimenti, medicina applicata anche agli alimenti e quant'altro. Ha dimostrato che mangiare una pizza una volta a settimana riduce il rischio di tumore del 30%, di un tipo di tumore particolare. Lo sapevate già? Avete intuito? Avete intuito? Ah, beh, siete avanti. Ma mi fa piacere che ci troviamo, perché sennò uno rischia di essere visto come marziano. No, queste sono cose che stanno già succedendo e noi non lo sappiamo alle volte. È dimostrato, non si sa bene le cause, cioè il perché. Si pensa che sia il pomodoro, può essere l'olio d'oliva, può essere l'unione tra i due, non si sa bene perché, ma è provato. Tant'è che mi ha fatto molto piacere. Cosa? Non si sa, ecco, Mario Negri non l'ha ancora scoperto, ma a me interessa il risultato, no? Sono entrato in una pizzeria in Trentino e c'era questa notizia, e lo usano per fare marketing, lo metto sul menu. La prima pagina è in una pizzeria, cioè tu non vieni in un posto qualsiasi, vieni in un posto in cui tu puoi stare, stai meglio, ti fa bene, non è solo buona, ti fa bene. E prima nel menu, fotocopia. Il sito Mario Negri, autorevole, il sito Mario Negri ha dimostrato che mangiare una pizza a settimana riduce il rischio di puntini, puntini, del top, puntini, puntini per cento. Tu vai a vedere e scopri che è vero, e scopri che la pizza therapy esiste, ma ce l'hanno fregata gli austriaci. E propongono cosa? Vieni qui, mangi la pizza, impari a fare la pizza, dove? In Austria. Noi? Dormiamo, aspettiamo, alle volte intuiamo ma non reagiamo. Ecco la forza dei laboratori dal basso. Queste cose qua non ce le viene a dire il TG1, o il Sole 24 Ore. A questo servono i laboratori dal basso, a condividere cose che, attenzione, non devono sapere tutti. Ecco, quando qua stiamo lavorando, e stiamo già lavorando, perché le idee, i nomi che avete prodotto e proposto, possono essere primi in assoluto, ecco, è una cosa importante questa. Questo serve nei laboratori. Vi prego di non spifferare agli altri quello che stiamo facendo qui dentro. Urca, è vero! Cancellate questo pezzo! È vero! Oh, taglieremo e incolleremo, anzi taglieremo e basta. Però i nomi che vengono, ecco, la prossima volta parlerete sottovoce quando dite queste cose, eh? Io sono pulciato, no? Però voi non lo siete, ok? È già successo, succede, deve succedere in questi laboratori che escano idee forti, idee in grado di far fare quel salto di innovazione ad un paese che è sconosciuto, ad una persona, ad una società, ad un'impresa, una cooperativa, quello che volete che è sconosciuto. E questo è l'obiettivo del co-marketing. Se no, siamo
in compagnia di altri 40 o 200 o 1000 competitori che fanno tutti la stessa cosa. E lì sì che c'è la lotta dei prezzi. Quindi importantissima questa cosa del turismo salute nelle aree rurali, però insomma in generale, ecco, si può fare anche altre cose, diciamo, per i nostri amici. Questo è importante, ok? Quindi gruppo di lavoro molto importante, qui siete sempre nel gruppo di lavoro di prima, no? No? Un altro gruppo questo? Allora, questo lo chiamiamo, questo si chiama già Save Monasterre, giusto? Non gli diamo un altro nome. E c'è qualcuno con lei? Siete da, uno? È single? È single? Single. Progettualmente parlando è single. È il gruppo? C'è un gruppo? C'è qualcuno che vuole sviluppare questo? Attenzione, è uno dei filoni più importanti, eh? TUI? TUI, andate a vedere in internet chi è TUI. Scusate, andate a vedere in internet chi è TUI. T-U-I. Tour operator, che si chiama T come Torino, U come Udine, I come Inca. Provate a vedere chi è. Non è uno sprovveduto, è uno dei più grandi tour operator europei. Per intenderci, TUI è uno di quelli che ha sviluppato le Canarie come destinazione turistica, eh? Sapete cosa faceva TUI per sviluppare le Canarie come destinazione turistica? Sapete come sono nate le destinazioni turistiche, come nascono le destinazioni turistiche in mano ai tour operator? TUI manda un suo emissario, una persona che ha il mercato, si dice il polso del mercato, che sa cosa chiedono le persone, i loro clienti, ma sa anche cosa manca alla sua compagnia, in questo caso la TUI, nella località in cui può questa domanda trovare sbocco. Questa persona va nel luogo con già dei eventuali contatti di eventuali investitori, verifica che le caratteristiche del luogo siano quelle adatte, contatta Pedro Gomez Alonso e Cayetano Martinez Felipe Gonzalez di turno, delle Isole Canarie in questo caso, gli dice tu, gli diceva, adesso un po' meno, se costruisci un albergo con tot numero di camere, con questo standard, io ti garantisco che il primo anno ti porto 20.000 presenze a un tot di prezzo medio annuo. Te lo sottoscrivo, firmato TUI, e Alonso Pedro Martinez Cayetano Alfonso va dal suo amico direttore di banca, non dico il nome per evitare la tiritera, e dice, senti, la TUI mi dà questo, mi fai un mutuo? Con una proposta del genere, il direttore di banca è uno stuoino, no? E si fa, chi investe per me è sacro, no? La mucca sacra, va, finanzia e nasce l'albergo. Tour operator oriented, orientato al tour operating. Così sono nate la Costa del Sol, così è nata, sono nate le Baleari, le Isole Canarie, così sta venendo fuori la Croazia, così l'Albania, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, quel meccanismo lì però si è inceppato un pochino, perché i tour operator non hanno più le provvidenze necessarie o comunque il polso del mercato così netto come ce l'avevano negli anni 70-80, eh? Stanno dismettendo strutture con il loro personale, il tour operator e alcuni tour operator sono in cattive acque, altri vanno bene, guarda caso quelli che guardano il mercato intermedio hanno problemi maggiori, chi invece gestisce offerte di turismo nautico, golf, wellness, se la cava benicchio, alcuni crescono parecchio, guarda caso anche qua, il luxury funziona. Considerate che la Germania nel 2012-2011 ha fatto un piano di sviluppo dell'offerta alberghiera, immaginate quali alberghi ha deciso di far nascere e quali di cassare. Solo 5 stelle. In Germania vuoi creare un albergo? Solo 5 stelle. Solo luxury. Chiamali stupidi. Chiamali stupidi. Noi non abbiamo i soldi per far nascere alberghi luxury. Sapete quanto costa creare una camera d'albergo di standard intermedio? Non meno di 100.000 euro a camera. A camera. 10 camere, 1 milione di euro. Ma a dir poco. Conferma? Più o meno? Si informi. Anche perché l'albergo dove lavoravo io appunto era un 5 stelle, quindi
Infatti si tende comunque a fare magari alberghi un po' più piccoli, cioè prodotti magari meno camere, però più di lusso, l'albergo a 4 stelle invece magari più camere, ma... Esatto. Noi abbiamo la possibilità, quella... Ecco, la prima cosa che farei io se fossi voi tornato da questa mattinata, spero non troppo noiosa, è quella di andare su internet e vedere l'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, per fare un esempio, e vedere quali sono i nostri alberghi di punta oggi in situazione. Che usano le case del paese, non usano il palcoscenico, non usano, non hanno una circoscrizione. Hanno cose in gestione mediamente più elevati, ma ai quali sopperiscono attraverso la vita. Di questo non abbiamo ancora parlato, in effetti, eh? Fatturato metro trovato lordo. Siete chiaro la differenza? Di cosa è fatturato netto di un albergo? Cos'è che lo produce? Fatturato netto di un albergo. Come si... Senza i posti? Senza... No. No. RevPar dice niente? Per available room, per camera disponibile. Il RevPAR è quello che rende la camera considerando soltanto le vendite della camera con prima colazione. RevPAR, mai sentito? RevPAR, revenue per available room. Allora, sia che si tratti di un ecomuseo, attenzione, qua il discorso può essere applicato all'albergo, cioè quello che rende al giorno, alla settimana, al mese, all'anno, una camera delle mie 10, quello che ha reso in base alle vendite effettive, considerando soltanto la camera con la prima colazione, cioè la camera, senza nessun altro tipo di vendita, fatturato netto. Ricavo netto, il ricavo lordo, scusate, ma fatturato lordo, non ricavo lordo, il fatturato lordo è il GOPAR. Questa terminologia standard non l'ho inventata io, quindi la troverete in internet. Se andate in una fiera turistica a parlare con un operatore tedesco, RevPAR GOPAR, lui lo saprà, e va bene che lo sapete anche voi. Il GOPAR è Gross Operating Profit per Available Room, margine operativo lordo per camera disponibile, gross operating profit per available room. Che cos'è? È quello che mi viene, che mi è venuto, che ho venduto per camera, considerando l'alloggio, la prima colazione, la ristorazione, i servizi di ristorazione, il merchandising che ho venduto nel mio angoletto, che prodotti tipici, locali, i servizi che offro direttamente, che ne so, il noleggio di biciclette, che ne so, io, mio figlio è istruttore nautico, fa corsi di vela, non lo so, più il margine, attenzione perché io vendo anche servizi sul territorio, il margine su tutti gli altri servizi che io non offro, ma che offrono i miei collaboratori, l'archeologo che... non lo so, accompagna oppure spiega oppure fa svolgere attività sul tema dello scavo archeologico in questione, aiuta l'ospite a far svolgere l'attività, che chiede 15 euro, 20, 30, quello che è l'ora, e su cui io ho un ricarico, oppure ho un margine di 1, 2, 3, 5, 40 euro, non lo so. Se unisco tutte le fonti di fatturato del territorio, anche sul museo, posso avere un margine. Il biglietto del museo può costare, la convenzione lega l'albergo diffuso, un albergo X qualsiasi, a un museo, ai miei clienti, visto che io ti promuovo, ti porto sui miei cataloghi, ti porto in internet, ti porto alla fiera dei TB di Berlino, parlo di te, mi fai uno sconticino o mi fai una pernacchia? Di solito... non si fa la pernacchia, ma si ragiona sullo sconticino, sul se e sul quanto. Io questo sconticino, gestore di impresa ricettiva, o me lo posso tenere tutto come ricarico mio, e tu, ospite, paghi il prezzo comunque completo, oppure ti faccio metà e metà. Metà me lo tengo io, e metà lo giro a te, che hai comunque uno sconticino. Quello che mi viene è un utile, è un euro,
è un 2, è 3, è 4, dipende da quanti biglietti vendo grazie ai miei ospiti. E sono cose che io vendo ma che non organizzo io. Sono fonti di fatturato. Ecco perché è importante la cooperazione. Senza questa rete, senza questa cooperazione, il museo lo vedo qualcuno di meno. Io contento di meno i miei ospiti. Insieme spendono di più e sono più contenti. Parlo semplicemente di alcuni servizi, ma la rete, il sistema, non è una rete. La partnership che produce reddito nelle strutture turistiche è veramente, può essere veramente smisurata, limitata. Ci possono essere centinaia di operatori. Tempo fa facevo un corso qui al CIASU a Fasano e c'era una guida, un accompagnatore turistico che organizzava cene in riva al mare, uscite gastronomiche in barca, battute di pesca. Ha detto: io con me ho un blocchetto con 40 indirizzi di possibili collaboratori, in base alle richieste che ricevo scelgo quello che mi serve. È fantascienza questo? No, è un blocchetto degli indirizzi. Certo, noi siamo operatori turistici che vanno verso un tour operator come tui, non ci può bastare il blocchetto, ma basta un file di Excel per cominciare a creare un tour operating database. Tour operating database è la materia prima per fare la pizza, non quella di prima, il prodotto. Repar e Goppar. Il Goppar vale anche per il museo e il Repar. Il Repar è quello che viene dalla vendita, ovviamente, dei biglietti, ok? Il museo vende biglietti, la sua prima fonte di fatturato sono i biglietti, giusto? Allo stesso modo lui può vendere anche altre cose. Il merchandising è un esempio banale di cosa si può vendere, ma servizi che si possono agganciare al museo sono amplissimi, una base amplissima di servizi che si possono agganciare. E questo lavora sul fatturato lordo. Personalmente ho avuto una tesista abbiamo sviluppato insieme il concetto di museo diffuso, che non è una via di mezzo tra museo e un albergo. Alle volte è tutte e due. Tu devi dare il museo con l'albergo e l'albergo col museo. Se riesci a dare le due cose insieme, che poi possono essere anche più di due cose, dai un prodotto completo, perché la gente può anche dormire e passare la famosa notte al museo senza dinosauri vivi o robe simili. Allora, abbiamo 8 progetti, ce ne sono altri? Basta? Mi ho fatto il pieno? Sono già tanti, quanti siete in 25, 26? Sono già tantini. Allora, io questo qua lo lascio qua. Vi invito a scriverlo, a scrivere i progetti su un vostro, se non l'avete già fatto, un block notes o quello che avete a disposizione. E domani chiudiamo i gruppi, ok? Chi ha già un nome di un progetto tipo piattaforma tour operating, questo è un concetto B2B, business to business, è un concetto per operatori del settore, ma se c'è l'idea di come chiamare in maniera da agganciare la tradizione, cioè quello che si sa sulle piattaforme, con un aspetto nuovo, innovativo, che si vorrebbe dare, il taglio che si vorrebbe dare a questa piattaforma, è in massimo 3 parole, meglio se 2. E poi si va a cercare, tra virgolette, su internet, se già domani questa piattaforma tour operating diventa Bau Bau Micio Micio, per rimanere in tema di Striscia la Notizia, Bau Bau Micio Micio Marketing Welcome Center, a me non dispiace, anzi l'obiettivo è far uscire da qua nomi che siano agganciati alla tradizione ma nuovi. Va bene? Avete scritto tutti questo su un blocco note, su qualcosa? Ok. Altro da aggiungere? Save Monasterre.
Ecco, Save Monastère è più un concetto B2B, anche questo. Save Monastère è un concetto da responsabilità sociale, se vogliamo, no? Può essere un concetto rivolto alla comunità locale, Save Monastère. Può essere adotto monastero, un concetto business to consumer, coerente. Adotto monastero può essere, voi sapete che la lista di adotta un è molto lunga, no? Alcune cose sono dentro, alcune cose sono fuori. Un modo per rendere innovativo un termine è quello di agganciare termini nuovi a questa lista. Eh? Hai già trovato? Sì, il nome è quello. È quello. Tu? Tour and go. Tour and go, ah, ok. Tour and go. Okay. Tour and go, ok. Bene, ma è da definitivo, ma si è già acceso, depositato, è un commercio. Bene. Ecco, se è nuovo, nuovo, poi la prospettiva è quella di o registrare il dominio, se voi volete coltivare l'idea di business che nasce qui dentro, e sviluppare il progetto, decidere se A, non farci niente, tenerlo nel cassetto, il famoso progetto nel cassetto, no? Nel caso in cui vi capiti il matto, come si dice, ci lavorerete su, svolto di vita, eccetera, eccetera. Nel caso in cui invece avete idea di investirci sopra, la cosa più economica da fare qual è? Creare il dominio. Creare il dominio. Registrare il dominio. Registrare il dominio stepmonaster.org.net.it su Aruba con 100 euro l'anno si registrate i 5 domini più frequenti, .it, .org, .net, .com e chiusa. Quelli lì siete voi. Poi sceglierete quale dominio utilizzare per il sito o per il portale o quello che volete voi. Il modo più classico e canonico o comunque complementare qual è? Quello di depositare il marchio. Depositare il marchio in Camera di Commercio, un marchio grafico con nome. Quanto costa secondo voi? È anche tanto. Base al numero delle classi con cui si registra. Diciamo che va dai 150 euro in su, dai 120, 130, 50 euro in su. Sì. Da 110 a 48, cioè 58 euro. Poi se volete acquistare il marchio in 20 classi di prodotto anziché in 2, anziché in 1, potete andare ovviamente anche a 1000, 1500, 2000. Però registrare un marchio in Camera di Commercio in una classe di prodotto che può essere, non so, attività ricettive, o, ad esempio, al costo minimo. Poi non incorrerete probabilmente nei problemi qui in corso alla Fiat. Avete presente la Fiat, che ha la Fiat Cioccolatini? C'è la Fiat moto, auto, e la, carri e automezzi industriali, e la Fiat Cioccolatini. Hanno avuto l'idea di fare causa alla Fiat Cioccolatini, la Fiat Agnelli, tempo fa. Perché pensava che facesse concorrenza, no? La Fiat Cioccolatini e la Fiat Carri. Poi hanno dimostrato ad Agnelli che i cioccolatini sono diversi dai camion e hanno vinto la causa. Così. Bene, con questa ci lasciamo e ci vediamo domani. Buon pranzo a tutti. Grazie.